Buongiorno a tutti, iniziamo allora l'incontro di oggi con il professor Ivan Cavicchi e il nostro consigliere regionale Carlo Borghetti. Il tema è la sanità, tema quanto mai attuale, sentito da tutti noi. Vi ricorderete il nostro indimenticabile e indimenticato Giovanni Bianchi quando ci diceva che uno degli elementi, dei fattori, diciamo il fattore principale che spinge tante persone a cercare di venire nella nostra Europa è l'esistenza di un welfare, no? Di un sistema di welfare che sappiamo, ce lo diceva anche di recente Romano Prodi, essere sempre più una caratteristica distintiva europea, perché vediamo giganti come gli Stati Uniti per un verso, la Cina per un altro, la Russia per un altro ancora e così via, che non hanno quella concezione universalistica, in particolare per quello che riguarda la sanità, che nel nostro paese sappiamo essere il secondo fattore di spesa dopo il sistema previdenziale. Abbiamo assistito in questi anni a una narrativa, no, dominante, secondo cui siamo condannati a una crisi inevitabile del sistema sanitario universalistico finanziato dalla fiscalità generale, perché a seconda dell'orientamento politico degli analisti vengono evidenziati una serie di fattori: la popolazione invecchia sempre di più, l'innalzamento della speranza di vita comporta la necessità di maggiori cure sanitarie, la sanità è un mercato anomalo perché mentre nell'industria l'innovazione tecnologica produce riduzione di costi, noi sappiamo che nella sanità a volte, non sempre, ma a volte l'innovazione tecnologica aumenta i costi per le cure. Quindi il progresso tecnologico diventa un fattore che caratterizza in maniera particolare il contesto sanitario. Le regioni, ci viene detto, hanno dimostrato, metto un punto di domanda ideale in questo, perché secondo me occorre un attimino ragionare su questo, una incapacità di controllare la dinamica della spesa sanitaria, pertanto lo Stato centrale è costretto a intervenire, a tagliare, a razionalizzare i servizi, gli ospedali, il posto letto, il personale. L'eccesso di spesa, quindi, secondo questi analisti, è un indicatore della irriformabilità del sistema, no? Però ecco, è proprio così, cioè. E poi, come evidenzia nel libro il professor Cavicchi, mi piace riprenderlo in questa sede, dalla creazione del sistema sanitario nazionale del 78, che nasce da una crisi del sistema mutualistico che non era in grado di sostenere i costi del fabbisogno sanitario dell'epoca, abbiamo assistito a un progressivo definanziamento del sistema sanitario, che si è, diciamo, delineato in maniera differente con l'aziendalizzazione, no? Con i decreti del ministro De Lorenzo, piuttosto che con la razionalizzazione del ministro Bindi, ma c'è sempre questo filo conduttore che però, come poi ci spiegheranno meglio i nostri relatori, interviene più sui contenitori, no? Quindi l'ospedale deve diventare azienda, la ASL che cambia, adesso la riforma sanitaria lombarda su cui ci intratterà e ci illustrerà molto più brillantemente di me Carlo Borghetti, che, come dire, interviene sui contenitori ma non sul contenuto, o meno sul contenuto. E allora domandiamoci, è proprio così la narrativa dominante è anche la verità? Perché se andiamo a vedere la spesa del sistema sanitario universalista rispetto al PIL, notiamo innanzitutto che è una spesa inferiore a quella che c'è in altri paesi che hanno sistemi diversi. Ricordo che in Italia, ma anche in Europa, siamo tra il 6, 7 e l'8% del PIL, negli Stati Uniti siamo al 14% se non erro, e sappiamo che negli Stati Uniti il sistema sanitario pubblico copre solamente i poveri e gli anziani che hanno più di 65 anni, no? Medicaid, Medicare. Vediamo per esempio che
l'utilizzo di concetti economici anche assolutamente come dire, giustificabili e apprezzabili, come linee guida, protocolli, costi standard, viene a volte interpretato, direi sempre più spesso interpretato, non come modo per fornire un'erogazione di servizi sanitari che corrispondono alle necessità del paziente, ma come un modo per contenere semplicemente i costi. E allora domandiamoci, sostenibilità rispetto a che cosa? Cioè, stiamo parlando di un sistema sanitario sostenibile rispetto ai fabbisogni sanitari della popolazione, oppure rispetto alla ricchezza, che è una cosa, oppure rispetto alla produzione, che è un'altra, oppure rispetto semplicemente ai costi, alla finanza pubblica, che è un'altra ancora. Il diritto alla salute sostanzialmente, e poi lascio la parola ai nostri relatori che non hanno bisogno di presentazione, il professor Ivan Cavicchi insegna all'Università Tor Vergata di Roma, è stato consulente del primo governo Prodi, durante il primo governo Prodi è stato direttore Farmindustria, è stato consulente del secondo governo Prodi, ha scritto numerosi libri su queste tematiche, è diciamo un esperto riconosciuto. Carlo Borghetti, sapete, ingegnere, è il capogruppo del Partito Democratico per quello che riguarda la sanità, ha seguito numerosi, è stato assessore, è stato anche direttore d'organo, è anche musicista. E comunque voglio dire, stasera sono a Milano, per cui ecco, non mi trattengo oltre sui nostri relatori che non hanno bisogno della mia presentazione, però li lascio con questa domanda. A questo punto, come dice il professor Cavicchi nel libro, è cambiato il concetto di necessità, non è più solo la necessità del paziente, ma è la necessità che è influenzata da una serie di fattori che sono i soggetti gestionali che gestiscono la sanità, i tecnocrati, l'opinione del paziente, che non è più un paziente remissivo che si affida all'opinione del medico, ma è un paziente che spesso si informa, che spesso contesta, che spesso vuole confrontarsi, le associazioni, i soggetti sociali. Come diciamo, possiamo affrontare questa complessità che caratterizza la sanità attuale? In una quarta riforma forse? E parlando di riforma, come la realtà della Regione Lombardia, che rappresenta una specificità nel contesto nazionale, rappresenta una regione che bene o male in qualche modo ha cercato un suo percorso, una sua strada, quali risultati ha raggiunto? Qual è lo stato dell'arte in questo senso? Lascio la parola ai nostri relatori. Grazie tantissimo dell'invito, sono tantissimi i motivi per cui sono contento di essere qua con voi. Il primo motivo che cito è di essere qui all'interno del contesto dei circoli Dossetti, anche nella memoria di Giovanni, perché non si può non citare Giovanni, e lo faccio con grande piacere, quindi mi fa veramente un enorme piacere essere qui a parlare con voi del tema di cui mi sto occupando, in particolare in Regione Lombardia, da consigliere regionale da un po' di anni. Anche in un momento in cui Regione Lombardia sono avvenuti dei cambiamenti molto consistenti, di cui forse in parte i cittadini lombardi hanno avuto la consapevolezza, la sensazione, in parte no, anche perché molti degli effetti di quello che si è deciso da parte di chi governa la Regione Lombardia in questi anni saranno dispiegati e diventeranno noti sulla pelle dei cittadini nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Però prima di arrivare alla specificità lombarda, come giustamente mi è stato chiesto di raccontare, un'introduzione, credo, una premessa che poi tocca temi che saranno sicuramente sviluppati in maniera più profonda da chi mi segue, è bene farla rispetto a qual è il contesto nazionale nel quale anche la sanità lombarda si trova. È stato giustamente detto, oggi lo scenario di bisogni e di cura della salute è molto cambiato rispetto agli anni passati. Il dato che tutti conosciamo è il dato dell'invecchiamento, che grazie al cielo è oggi, aspettativa di vita,
molto più lunga di quella che si aveva qualche anno fa, anche se per la prima volta si è contratto rispetto agli ultimi decenni l'aspettativa di vita che viene calcolata, diciamo, in maniera scientifica sulla popolazione esistente, che vuol dire che, diversamente da quanto si pensava fino a qualche tempo fa, questa aspettativa di vita non è che destinata a crescere sempre. Una volta si arrivava a 70 anni, poi 75, poi 80, adesso non saprei, non voglio dire il numero esatto, ma credo che siamo sugli 82-83. Non è un numero che probabilmente è destinato sempre a crescere, questo ci fa anche riflettere. Ma perché è cambiato il bisogno di salute e il modo in cui si cura? Non solo perché c'è una popolazione che invecchia di più, è cambiato molto perché è cambiata la tecnologia, di cui si parla troppo poco forse, in sanità, ed è cambiato anche il potere curativo che ha il farmaco. I farmaci che oggi abbiamo, innovativi, che poi pongono anche un problema sulla sostenibilità, ma ci torneremo, riescono a curare le persone molto meglio, molto di più di quanto si faceva in passato. Quindi non c'è solo un allungamento della vita, ma c'è anche un allungamento della vita con malattia. Tant'è che qualcuno si è posto la domanda se dobbiamo pensare all'obiettivo di allungare la vita o di allungare la vita sana, perché si allunga la vita, ma si allunga anche il periodo di vita non sana. Sono tutti temi che meriterebbero delle riflessioni e delle digressioni, però cerco di stare sul pezzo. In questo completo cambiamento di scenario rispetto al passato abbiamo anche una specificità italiana rispetto al resto del mondo, positiva, che dobbiamo con i denti e con le unghie salvaguardare, perché ciò che di buono abbiamo piano piano si sta un po' deteriorando. Noi abbiamo, a partire dalla Costituzione, il riconoscimento del diritto universale alla cura della salute. Il nostro sistema, che anche qua non voglio entrarmi in materie che il professore può spiegare molto meglio di me, è un sistema, nonostante tutto, ancora universalistico. Nessuno, quando tu entri in ospedale, ti chiede la carta di credito o ti chiede da dove vieni. Ecco, è all'interno di questa grande virtù italiana, per cui noi siamo uno dei sistemi sanitari al mondo guardato con più interesse, perché tra l'altro addirittura costa meno di altri sistemi sanitari che curano di meno e appunto sono più costosi. Sapete che quando Obama ha fatto l'Obamacare ha anche guardato al sistema italiano per capire come si era realizzato nel corso dei decenni in Italia questo sistema. Però, dicevo, questo sistema, a mio parere, dal momento in cui è introdotto dal punto di vista costituzionale, con l'introduzione delle regioni, con la definizione del titolo quinto, una autonomia organizzativa delle regioni, ha incominciato ad essere un sistema sempre meno equo tra territori e territori di questo paese. E quindi voglio mettere un'altra parola fondamentale, oltre alla parola sostenibilità, che giustamente è stata citata, che è il tema della equità. Noi sostanzialmente oggi abbiamo in Italia 21 sistemi sanitari diversi. È vero che i livelli essenziali di assistenza sono definiti a livello nazionale e sono il punto di riferimento a cui devono sottostare tutte le regioni, ma ahimè sappiamo benissimo che una volta definiti i livelli essenziali, altro è come vengono garantiti in Sicilia piuttosto che in Calabria, in Lombardia piuttosto che in Veneto. E guardate che vorrei sfatare subito un mito: la famosa eccellenza lombarda, vado per brevità, non apro troppo, vi butto un po' di pennellate perché sennò avremo bisogno di più tempo. La famosa eccellenza lombarda la possiamo riferire al sistema ospedaliero, ma se pensiamo alle cure sul territorio, che sono le cure di cui più frequentemente noi cittadini abbiamo bisogno, la Lombardia nella classifica del soddisfacimento dei LEA è addirittura sesta e settima in Italia, mentre ci possiamo vantare di avere grandi ospedali, che ci sono anche in altre regioni tra l'altro, non sono soltanto in Lombardia, non così ci possiamo vantare del soddisfacimento dei LEA, e ci stanno davanti anche regioni governate dallo stesso colore politico da cui da sempre è governata la regione Lombardia. Penso al Veneto, che ha sui servizi territoriali molti molti punti in più da darci rispetto alla Lombardia, ci bagna il naso e moltissime cose. Quindi un altro tema è quello di questa organizzazione regionale della sanità, che ha sicuramente portato, oltre al dissesto economico di molte regioni, a delle disuguaglianze in salute notevolissime da territorio in territorio.
Diseguaglianza in salute che, e qui, ecco, dopo queste pennellate vorrei entrare nel tema lombardo, diseguaglianza in salute che ci sono anche in Regione Lombardia. Perché se c'è qualcosa che tutti noi sappiamo bene, è che in Lombardia, quando prenoti una visita o un esame, ti danno dei tempi d'attesa lunghissimi, salvo che se tu vai privatamente paghi e quella stessa visita, quello stesso esame, lo puoi avere in tempi brevissimi, anche all'interno del sistema pubblico attraverso il sistema dell'intramedia. Ditemi voi se questo non è un forte elemento di disuguaglianza per i cittadini lombardi, perché è chiaro che chi se lo può permettere a questo punto si cura meglio, si cura di più, chi non se lo può permettere è portato, insomma, a tempi molto più lunghi, che sono fondamentali. Il fattore tempo nella cura della salute è fondamentale. Ecco, allora questa caratteristica lombarda nasce anche questa caratteristica per cui abbiamo questo doppio sistema pubblico-privato così accentuato, che è unico nel panorama nazionale in queste proporzioni, nasce sostanzialmente dalla riforma del 97 del governo Formigoni, che introduce il famoso principio della libertà di scelta, che consente all'iniziativa privata di costruire ospedali, costruire offerta di cura della salute di natura privata, ma accreditata, convenzionata, per usare una parola che comprendiamo meglio, col sistema pubblico, quindi pagata dal sistema pubblico, tale per cui il cittadino lombardo può scegliere di andare nel privato, nel pubblico, con lo stesso identico meccanismo, a volte senza neanche rendersi conto se sta in una struttura privata o in una struttura pubblica, perché il cittadino poi magari lo intuisce quando varca la soglia, perché ci sono standard alberghieri diversi, ma poi ormai in Lombardia non ci siamo più abituati a chiederci sto andando dal privato o sto andando dal pubblico. Ecco, questa cosa è un'ulteriore caratteristica del sistema lombardo che ha segnato fortemente la nostra sanità in questi 20 anni e che ha procurato anche dei problemi, al di là delle eccellenze che ci sono, che lo stesso governo Maroni dal 2013 in poi si è riproposto di affrontare, devo dire con un po' di onestà intellettuale che fino ad allora era un po' mancata, e che però ha prodotto una riforma che a mio parere questi problemi della sanità lombarda non li sta affrontando, anzi sul finale di coda, sulla coda di questa amministrazione regionale li sta addirittura accentuando. E qui adesso vorrei entrare un po' nello specifico lombardo, perché tengo d'occhio anche l'orologio. Una parola però ancora la dico rispetto all'autonomia, è un dibattito politico e della società nostra che in Lombardia abbiamo vissuto con grande intensità ad ottobre, quello dell'autonomia della regione, ha a che fare anche col tema della salute. Io credo che in quel dibattito si è mistificato molto l'obiettivo dell'autonomia rispetto in particolare anche alla rispetto al sistema sanitario, cioè, traduco in parole credo più chiare, si è detto se la Lombardia avrà maggiore autonomia in quella richiesta, in quell'istanza che era rappresentata dal referendum del 22 ottobre, anche sulla sanità potremmo fare meglio. Secondo me raccontando una cosa falsa, perché come dicevo un attimo fa, l'autonomia sulla sanità è amplissima. Che autonomia in più vuoi avere? Possiamo discutere sul fatto che ci sia bisogno di un finanziamento da livello nazionale maggiore, e anche qui vorrei dire una parola di verità, una cosa oggettiva: non è corretto parlare in questi anni di tagli alla sanità lombarda, perché andrebbe detto così: è stata tagliata la previsione di aumento del fondo sanitario, è stata tagliata la previsione di aumento, ma non è stato tagliato il fondo sanitario. Cioè nessun cittadino, credo che se dovessi chiederlo a voi, vi dovessi dire, secondo voi lo Stato ha tagliato soldi alla sanità lombarda? Credo che voi direste di sì, perché questo è il messaggio costante che è passato in questi anni. Invece la quota parte del fondo sanitario nazionale arrivata alla regione Lombardia è aumentata. Certo, è aumentata di meno di quello che nel patto della salute si era previsto, ma il fondo sanitario nazionale è aumentato in questi anni. Dopodiché possiamo discutere, per carità, dobbiamo essere intellettualmente onesti, il bisogno è talmente cresciuto, sono stati riconosciuti nuovi livelli essenziali di assistenza che hanno un costo, per cui si può giustamente criticare il fatto che l'aumento non è sufficiente a coprire i bisogni, però che si sappia che la quota parte che la Regione Lombardia ha ricevuto dal fondo sanitario in questi anni non è stata tagliata.
questa rivendicazione di autonomia che è stata fatta durante il referendum per l'autonomia della Lombardia è stata molto mistificata anche rispetto alla sanità lombarda, per coprire le magagne, uso una parola poco scientifica, che questo sistema lombardo ha e che noi viviamo sulla nostra pelle, in particolare sulle liste d'attesa. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché tra l'altro io credo che perseverare nell'obiettivo di avere 21 sanità diverse in questo paese è sbagliato, e veramente chiudo la parentesi sull'autonomia, anche rispetto al referendum costituzionale del 4 dicembre, che è stato vissuto dalle regioni come un attacco alle regioni, perché voleva fare chiarezza tra le materie di esclusiva competenza della regione e di esclusiva competenza dello Stato. Io credo che ci fosse qualcosa di buono rispetto a un recupero di unitarietà di risposta sanitaria ai cittadini italiani che era positiva. Cioè io, anche se sto in regione, anche se difendo l'autonomismo regionale, non mi sento di dire che quell'istanza di una ricentralizzazione, di una maggiore chiarezza di competenze tra regioni e lo Stato fosse negativa rispetto alla cura della salute dei cittadini italiani, proprio perché noi tocchiamo con mano le disuguaglianze enormi che si sono avute in questi anni, territorio per territorio, nella cura dei cittadini italiani. Ma vengo, ecco, perché sennò ci sono troppe parentesi e magari perdo il filo, vengo a cosa è successo nell'agosto 2015 con la riforma che Maroni con la sua maggioranza ha approvato in Regione Lombardia, proprio per chiudere, per cambiare, per risolvere alcuni dei problemi che si erano aperti dalla riforma di Formigoni del 97. Cosa è successo nel 97? È successo che con quella libertà di scelta e con quella apertura al sistema privato si è aumentata tantissimo l'offerta sanitaria privata, con delle disparità incredibili territorio per territorio in Regione Lombardia, perché una cosa è Milano, una cosa è la Valtellina, chiaramente il privato ha investito a Milano, non ha investito in Valtellina, con un'offerta privata che a seconda dell'indicatore che prendiamo arriva quasi a coprire la metà dell'offerta sanitaria lombarda tra la parte pubblica e la parte privata. Se, dipende dall'indicatore, perché qui è molto controverso dire quanto pesa la sanità privata in Lombardia. Se contiamo i posti letto è una cosa, se contiamo i volumi proprio di soldi è un'altra cosa, se contiamo le persone curate è un'altra cosa ancora. Comunque guardate, io mediamente in questi anni ho imparato che possiamo sintetizzarli, è il 40%, l'offerta sanitaria privata in Lombardia arriva a sfiorare il 40%. Quindi cosa è successo con questo sistema? È successo, e guardate che io non ho nulla contro il privato, da un punto di vista ideologico ci mancherebbe, io sono anche dipendente di una struttura sociosanitaria privata, sono in aspettativa perché quando sono diventato consigliere regionale ho ritenuto giusto lavorare a tempo pieno come consigliere regionale con tutti i soldi che mi danno, per cui sono dipendente della struttura privata, io difendo il privato. Ma è successo che è stato progressivamente spostato sempre più risorse, sono state spostate sempre più risorse dal pubblico al privato. Cioè questo sistema ha tolto risorse al sistema pubblico e il privato non ha risposto a diritti con doveri, perché i contratti, la dico in maniera molto semplice, che sottoscrivono i privati con la Regione Lombardia, guardate, rispondono alle esigenze del privato più che alle esigenze del pubblico in moltissimi casi. Il privato che rispondeva a certi standard strutturali e gestionali, cioè faceva le cose secondo le regole strutturali che la regione ha dato e metteva il personale che la regione ha messo come standard oppure che rispondeva anche alla normativa nazionale, è stato automaticamente convenzionato, accreditato in questi anni, indipendentemente dall'offerta sanitaria che c'era sul territorio. Mentre io credo sarebbe stato molto più utile per i cittadini lombardi fare un minimo di programmazione dentro la quale poi ammettere o non ammettere l'iniziativa anche del privato in un certo territorio. Perché cosa è successo? Che abbiamo territori con una sovraofferta ospedaliera, perché poi stiamo parlando essenzialmente di ospedali e di centri diagnostici, di poliambulatori privati, territori con una sovraofferta e territori in cui invece questa offerta è carente, con una cosa che io aborro pensare in sanità, che è con lo scattare di un dinamismo concorrenziale tra privato e privato e tra privato e pubblico.
ma secondo me il tema della, il concetto della concorrenza in sanità è un concetto che andrebbe bandito. Noi dovremmo, secondo me, ragionare come sistema pubblico, come Regione Lombardia, come paese, nel mettere in sinergia le risorse. È un sano principio di sussidiarietà che nessuno nega, no? Lasciando tutta la possibilità, però organizzando questo sviluppo dentro una programmazione per cui nei territori ci deve essere un equilibrio di offerte. Perché cosa è successo in Lombardia? Siamo arrivati a quelle famose 34 cardiochirurgie che sono l'offerta che c'è in tutta la Francia, che però ha 60 milioni di abitanti, mentre la Lombardia ha 10 milioni di abitanti. Col risultato che queste cardiochirurgie sono contente che arrivino pazienti dal resto del paese, soprattutto dal sud, perché se no non avrebbero neanche i pazienti da curare, data la quantità di offerta. Perché poi lo sapete che i pazienti che arrivano fuori regione sono pagati dalle regioni di provenienza e quindi sono soldi che entrano in Regione Lombardia. Ma hanno anche determinato, siccome sono accreditate queste 34 cardiochirurgie, una spesa da parte della Regione Lombardia non oculata, non proporzionata rispetto al bisogno dei lombardi. E questi sono, io dico sempre, sono voi scappati, nel senso che quando hai convenzionato, hai accreditato da un punto di vista anche giuridico una realtà, è complicatissimo poi togliergli l'accreditamento. Cosa puoi fare? Puoi fare quello che sta succedendo, ogni anno gli tagli poi un pezzettino di quello che gli hai dato. Per cui quest'anno, quando firmi il contratto, ti do il 5% in meno, che è il 10% in meno di qualche anno fa, che è il 15%. Con il risultato che le strutture si lamentano, ma il difetto sta al manico, perché è stata concessa un sovraffermo, un sovradimensionamento delle strutture private accreditate che oggi non si può più sostenere con le risorse che abbiamo a disposizione. Questo processo è partito nel 97 con la giunta Formigoni, è stato accompagnato allora da un processo di smembramento in due della cosiddetta governance, che ha visto nascere allora le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, le ASL. Prima di allora c'erano le USSL, le USL, credo che qua siete tutti giovanissimi, però ve lo ricordate, prima delle ASL venivano le USL. In altre regioni d'Italia ancora si chiamano USL, ULS, i nomi sono anche qua, visto che ogni regione si organizza diversamente, i nomi cambiano, ma in sostanza prima di quella riforma di Formigoni del 97 c'era una sola unità sociosanitaria locale dove la WS, USSL, stava anche a significare l'integrazione sociosanitaria. Con l'avvento della riforma del 97 di Formigoni abbiamo le AS, aziende sanitarie locali, perdiamo una S. E abbiamo l'introduzione di una azienda, tanto nelle ASL quanto nel sistema ospedaliero, azienda ospedaliera. Quindi con una divisione del sistema sociale, del sistema sociosanitario e del sistema sanitario, la perdita della S, e con l'introduzione del concetto dell'aziendalizzazione che porta a avere il budget, l'ultima riga di bilancio, si dice, no, come elemento di riferimento per la propria attività. Intendiamoci, non è che fosse sbagliato mettere un'attenzione alla spesa, perché non si può spendere sempre non avendo le risorse, perché poi il debito, sappiamo cos'è il debito pubblico in questo paese, è una cosa che pesa, non si può spendere indipendentemente da quello che sia. Quindi il concetto di aziendalizzazione anche lì dal mio punto di vista non è negativo, dipende poi dopo come viene gestito, dipende poi dagli obiettivi che dai direttori generali, perché se l'obiettivo è farmi il pareggio e se sei bravo a fare il pareggio io ti premio, allora qui nasce il problema, perché i direttori generali lombardi hanno tutti gli anni una pagellina, non so se lo sapete, per cui non sei bravo se hai curato bene i tuoi pazienti, ma sei bravo se hai rispettato il budget che ti ha dato la regione e sei ancora più bravo se hai risparmiato. Quindi anche questo, qui c'è un enorme, tra l'altro, capitolo da aprire che riguarda la remunerazione delle aziende, la remunerazione dei direttori generali, che non è fatta in base, sostanzialmente si dice noi non paghiamo la salute, paghiamo la malattia, paghiamo quanto più tu curi, tanto più ti pago. Bisognerebbe pagare la tua capacità di guarire le persone, bisognerebbe ripagare la salute, non pagare la malattia. Anche questo ve la butto lì come un altro elemento di riflessione. Ecco, questa divisione tra le ASL e le aziende ospedaliere ha portato in Lombardia a una frammentazione del percorso di cura della persona, per cui è sensazione comune di tutti noi di trovarci nella giungla dei servizi quando abbiamo bisogno di qualcosa, perché non sai da chi devi andare, non sai chi ti offre quella cosa lì e non c'è possibilità nel passaggio dal territorio all'ospedale, dall'ospedale al territorio.
Tu esci dall'ospedale, è ancora così nonostante la riforma di Maroni, e ti dicono: guarda, hai bisogno di riabilitazione, puoi andare dove vuoi, libertà di scelta. Però la persona, soprattutto la persona fragile in quel momento, ha bisogno di accompagnamento, ci vuole continuità, anche perché proprio quando sei fragile hai bisogno di continuità nel percorso di cura e hai bisogno che il percorso di riabilitazione sia portato fino alla fine, non interrotto a metà. E qui apro un'altra parentesi, poi la chiudo, anche tutto il sistema di voucherizzazione e di pagamento con bonus delle prestazioni ha portato a una frammentazione della cura delle persone. Questo è una debolezza che secondo me anche nella politica nazionale di questi anni si sta avendo, anche negli ultimi governi, bonus bebè, bonus di qui, bonus di là, stanno minando il sostegno della rete dei servizi. Sarebbe molto meglio sostenere la rete dei servizi dove tu ti rivolgi quando hai bisogno, ti prendono in carico e ti accompagnano. L'idea: ti do il bonus, ti do la dose e ti fai la riabilitazione, è subdola, perché fa sembrare al cittadino che ti stanno dando il servizio di cui hai bisogno, ma nel momento in cui le risorse sono limitate lasci il cittadino a metà del guado a prestazioni non ancora terminate, con la necessità poi di fare che cosa? Di tirare fuori i soldi dal tuo portafoglio e di andare a prendere il servizio privato per finire poi dopo il tuo percorso di riabilitazione, il tuo percorso di cura. Parentesi anche su queste cose, che il professore sicuramente è in grado di dire cose molto più interessanti di me. Noi abbiamo una spesa privata per curarci in Italia, ma anche in Lombardia, che sta diventando sempre più grande, il cosiddetto out of pocket. Poi se la pocket, la tasca è quella nostra, tutto ciò che noi paghiamo, il cosiddetto out of pocket, sta diventando una fetta sempre più grande. Non voglio dire percentuali di cui non sono perfettamente a conoscenza, ma credo che siamo sopra il 20%, no? Rispetto a quello che noi spendiamo di tasca. Che sono migliaia. C'è anche il discorso della sanità integrativa, delle polizze, però non posso toccare tutto. E anche, ma questo è un tema importante da un punto di vista anche ideale. Dobbiamo ammettere o non ammettere tutto questo welfare aziendale, le polizze integrative, per cui ci sarà qualcuno sempre più probabilmente in futuro che si occuperà della nostra salute con i meccanismi delle assicurazioni, che non è quello che è stato previsto nella nostra Costituzione e nel sistema che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Lasciamo stare. Torno alla frammentarietà e alla giungla lombarda. Questo spezzare la cura del territorio nelle ASL rispetto a quella dell'ospedale ha prodotto appunto questa frammentarietà di cura, soprattutto aggravata dal fatto che in Lombardia non esistono strutture intermedie, cioè o hai la famiglia o hai l'ospedale. Le strutture intermedie che esistono in Lombardia sono sostanzialmente le RSA, le case di riposo, ma che non possono assolvere a compiti di riabilitazione o di accoglienza temporanea di una persona. No, noi non abbiamo quello che sono in altre regioni gli ospedali di comunità, i presidi di territorio. Ecco, onestamente, dicevo, Maroni inizia nel 2013 il suo mandato e dice: no, questa cosa noi dobbiamo affrontarla, perché questa disuguaglianza di offerta pubblico e privato, questo togliere le risorse al pubblico, questo dividere tra aziende sanitarie locali e ospedale la cura della persona, sta diventando un problema. E cosa fa? Torna sostanzialmente indietro, riaccorpa gli ospedali del territorio, crea le ASST, scusate se uso qualche acronimo, ma in sanità non si può fare a meno, aziende sociosanitarie territoriali. Ed è un'operazione che viene condivisa da tutti i consigli regionali, addirittura l'acronimo l'avevamo proposto noi, ASST. Recupero la S che avevo perso con le ASL, dalle USSL alle ASL, recupero quella S e introduco una T che è strategica, territorio, aziende sociosanitarie territoriali, ASST. E tento di rimettere la governance sotto un'unica regia per ridare continuità di cura, per cui, detto in parole banali, quando esco dall'ospedale è la stessa azienda, è la stessa filiera di comando dirigenziale che si deve preoccupare di dirmi poi dove prendo il servizio sul territorio per il periodo di cui ho ancora bisogno dopo il congedo. Peccato che però si aggiunge, oltre alla SST, un altro livello di governo, che è quello delle ATS, agenzie di tutela della salute, che sono in realtà coloro che detengono i cordoni della borsa. Mentre vengono create 27 ASST su tutto il territorio lombardo, accorpando le ASL e l'azienda ospedaliera in quel processo di riunificazione, sopra queste 27 ASST vengono messe 8 ATS,
più o meno una per provincia, agenzie di tutela della salute, che devono occuparsi di programmazione e di erogazione delle risorse e che sono in sostanza coloro che veramente alla fine danno le carte, perché se sono gli ATS che decidono che cosa dare alla SST in termini di programmazione e di risorse, e la SST è vincolata da questa cosa, voi capite benissimo. Sono otto, corrispondono, io la dico così per essere sintetico, a una centralizzazione del processo rispetto alla SL, all'azienda ospedaliera che c'era prima. Qui si riporta sotto un controllo regionale più stretto la spesa e la programmazione. Non è un caso che i direttori generali delle ATS vengono chiamati periodicamente dall'assessorato, l'assessorato dà le indicazioni e sostanzialmente le ATS trasferiscono queste indicazioni, questi obiettivi, che sono quasi sempre obiettivi di bilancio, questi obiettivi li trasferiscono alla SST. Per cui alla faccia del governo che vuole l'autonomia, in realtà si è avuto una centralizzazione del governo della sanità lombarda. Ma soprattutto si è avuto la beffa oltre il danno, cioè che il territorio è diventato la Cenerentola in questi anni. Perché queste SST, i cui direttori generali siedono nell'ospedale, sono mangiate dalla preoccupazione di tenere in piedi l'ospedale, semplifico un po' il linguaggio, non entro nei dettagli, e il territorio che noi volevamo reintegrare e rilanciare nei servizi che sono deboli in Regione Lombardia, come dicevo, in questo momento è diventato la Cenerentola delle SST. Persino nella riforma c'era scritto che le SST dovevano avere un ramo ospedaliero, un ramo territoriale, per denotare questa attenzione al territorio. Questo ramo ospedaliero e ramo territoriale non sono stati neanche implementati dalla Regione Lombardia. Guardo l'orologio. Ora, capite che stiamo andando sulla carta nella direzione giusta. Continuità di cura, presa in carico, ha detto la Regione Lombardia, oltre alla libertà di scelta che non viene negata, che è sostanziata da questo sistema misto pubblico-privato, aggiungiamo la presa in carico, dal curare al prendersi cura, bellissimo, dal curare al prendersi cura siamo tutti d'accordo. Peccato che l'implementazione di questa cosa sta avvenendo con una centralizzazione che è basata poi sul problema della razionalizzazione della spesa. Apro un'altra parentesi, tra l'altro, guardate, ci voleva, era stato annunciato un obiettivo di diminuzione degli apicali, dei direttori generali, e i direttori generali, direttori sanitari, direttori sociosanitari, direttori amministrativi della SST e della ATS, se li sommiamo, sono dello stesso identico numero di quelli che c'erano prima, chiusa parentesi, giusto perché ormai la politica va per slogan, va per obiettivi che accarezzano la pancia, però come dico sempre io, bisogna poi dopo guardare dentro le cose, bisogna valutare le politiche pubbliche, una cosa che in Italia non si fa, che la regione qui tengo molto io, la valutazione. Oggi ci vorrebbe una bella, si chiama una missione valutativa, una bella ricerca valutativa a oltre due anni e mezzo dalla riforma del 2015 di Maroni, per vedere quegli obiettivi dove sono finiti, dove sono, perché alcuni sono clamorosamente falliti. Ora, in tutto questo si aggiunge, faccio l'ultimo pezzo delle parole che vi dico in questa, per questo mio intervento, una rivoluzione, non una riforma, ulteriore, che parte con le delibere del 2017 e diventerà attiva nel 2018, che riguarda la cronicità. L'hanno chiamata riforma della cronicità, ma io la chiamo rivoluzione della cronicità. Qualcuno mi ha sentito già parlare di questa cosa. Che è una rivoluzione ancora più forte di quella che si è avuta nel 2015 con il riaccorpamento delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie. Perché riguarda 3 milioni e mezzo di lombardi nella loro vita quotidiana, introducendo elementi nuovi che adesso vi dico, che a mio parere, a nostro parere, sono molto preoccupanti. Cosa succede dal gennaio 2018? Succede che ogni cittadino cronico lombardo, probabilmente qui ce n'è qualcuno, perché qualcuno di voi prenderà almeno una pastiglia al giorno, non parlo più dei 24, io ne prendo una anch'io perché sono iperteso, sicuramente questa cosa riguarda molti di voi, statisticamente, ogni cittadino cronico lombardo, e ci conoscono perché ci sono i dati, riceverà una lettera da Regione Lombardia che dice: caro cronico, per quello che riguarda la tua cronicità, tu puoi scegliere un ente gestore tra questi che io ho scritto in questa lettera, a tuo piacimento, che si occuperà della tua cronicità in tutto per tutto. Quello che non c'è scritto è: per tutto il resto continuerai a rivolgerti al tuo medico se ti viene l'influenza
o se ti fa male un piede, tu andrai dal tuo medico di famiglia, il tuo medico di medicina generale. Per la tua cronicità però puoi scegliere, per adesso è una facoltà, ha l'obiettivo di farlo diventare il sistema di tutti i pazienti cronici, puoi scegliere un ente gestore. Gli enti gestori sono enti che si sono accreditati presso Regione Lombardia entro il luglio 2017 e sono per l'88,5% enti privati. L'11,5% sono pubblici. A fronte della SST che la Regione ha costretto ad accreditarsi, perché non poteva la Regione non dire ai suoi ospedali entra in questo sistema, c'è però stata una grandissima corsa del privato ad accreditarsi in questo sistema. Sono in totale 294 gli enti gestori, ovviamente ce ne sono di grandi, di grandissimi, e poi ce ne sono di piccoli. C'è privato e privato, io ci tengo, c'è privato non profit, c'è anche privato profit, e non è tanto, guardate, ancora il solito problema per cui stiamo spostando ulteriore quota della salute dei lombardi verso il privato, è anche questo, ma da un punto di vista invece più sanitario stiamo spezzando la cura della persona tra il suo medico di medicina generale e lo specialista. Siccome i medici si sono subito ribellati a questa proposta, hanno fatto una successiva delibera dopo la prima in cui hanno detto ai medici: sai che c'è, se vuoi puoi aderire anche tu a questo sistema, puoi fare il co-gestore, ti metti d'accordo col gestore che il tuo paziente ha scelto e condividete un piano assistenziale, tu medico lo puoi firmare. Non è che oggi il sistema della medicina generale funziona così bene, perché oggi onestamente rapporti tra i nostri specialisti che ci curano il diabete, che ci curano l'ipertensione e i nostri medici famiglia non è che siano così frequenti e così organizzati, quindi il problema c'è, fa bene Regione Lombardia ad affrontare questo problema, ma la risposta ci preoccupa nel momento che, dopo che hanno consentito ai medici di aderire a questa cosa, a Milano solo un medico su quattro ha aderito e in provincia di Milano un medico su tre, in altri territori la percentuale è un po' più alta. Poi ci hanno detto che sono al 50%, peccato che però contano in regione, tolgono dal conto dei medici quelli che stanno per andare in pensione, non so perché. Perché dicono questi non sono motivati ad aderire, quindi non li conto, ma in realtà quelli sono medici che hanno dei pazienti, quelli sono pazienti in carne e ossa, non sono fantasmi. Quindi la realtà è che, se vogliamo a livello regionale essere ottimisti, possiamo parlare del 38-40% di adesione, per i milanesi è 1 su 4, in provincia di Milano 1 su 3 che ha aderito. Questo cosa vuol dire? Che ci sarà qualche paziente che sceglie un ente gestore e poi avrà il proprio medico che non è tenuto a sapere che cosa l'ente gestore gli prescrive, l'ente gestore ospedaliero gli prescrive. Quindi noi stiamo frazionando la cura della salute. E se c'è una cosa che insegnano i medici che ci hanno insegnato è che serve unitarietà nel percorso di cura. Non si può non sapere che cosa lo specialista prescrive. Le terapie devono essere coordinate. La continuità di cura chiede che si parlino di più i medici, non che si parlino di meno. Questa è, se volete, l'errore concettuale che viene molto criticato. Ma un altro errore concettuale è che si sta passando a definire dei budget di cura cronico per cronico, o meglio, patologia cronica per patologia cronica. Le patologie croniche sono state classificate in 64 diverse tipologie, per ogni tipologia è stato deciso un set di cura e ad ogni set di cura corrisponde una cifra. Per cui Carlo Borghetti è un paziente cronico iperteso, ha diritto, se sceglie l'ente gestore, a queste prestazioni e io frutto all'ente gestore una certa cifra secondo il set che mi è stato assegnato. Si sta, la dico così, economicizzando la cura della cronicità, così come era successo per l'attività ospedaliera con l'introduzione dei cosiddetti DRG, il sistema per cui se vai in ospedale ti sei rotto il femore, vale tot, ti fanno l'operazione al cuore, vale tot, hai un tumore al seno, vale tot. Sapete, gli ospedali hanno un rimborso regolato secondo una tabella infinita, lunghissima, di prestazioni, ogni prestazione ha un valore. Anche qua non voglio aprire la discussione sui DRG, è molto complicata, però sicuramente questo sistema ha prodotto in questi anni tanta inappropriatezza, perché ahimè, a pensare male si fa peccato, ma qualche volta si indovina. Qualcuno a volte fa anche delle prestazioni non esattamente necessarie, perché però sono da un punto di vista sono remunerative. E gli scandali ci sono stati tanti. Ora non si può dire che una cosa è sbagliata perché qualcuno truffa e quindi la
qualcosa non va bene a prescindere, perché se qualcuno truffa è anche un truffatore. Però ci dobbiamo porre a anni di distanza la domanda se questi DRG stanno funzionando oppure no. Soprattutto alcuni DRG, altro, sono rimasti piuttosto vecchiotti, adesso anche qui non posso aprire proprio parentesi, ma vi assicuro che ci sono dei DRG che sono molto remunerativi rispetto al costo vero che ho già una prestazione, perché ci sono farmaci nuovi, ci sono tecniche nuove, quindi dare quella cifra a quell'ospedale per quell'operazione è esagerato. Invece ci sono DRG che pagano troppo poco, per cui gli ospedali magari non si mettono, non hanno piacere di fare quelle operazioni perché sono poco ripagate dal sistema. Ora, se questo è il problema dentro l'ospedale e va risolto, non voglio fare terrorismo, però insomma mi devo dire le cose che vanno dette, io sono preoccupato che questo sistema si trasbordi, si trasferisca sulla cura del cronico. Tant'è che molti stanno già contestando, per esempio, i set di cura. Qualcuno dice che per esempio i cardiopatici mancano delle prestazioni come l'ulter, cosa che forse conoscete tutti, che invece è abbastanza normale mettere dentro in un set, prevedere un set di cura per un cardiopatico. E il sospetto è che poi dopo, se tu sei un cardiopatico e devi fare l'ulter, siccome non è riconosciuto nel rimborso di Regione Lombardia, poi l'ente gestore ti dica: guarda, se lo vuoi fare, fallo, però sappi che questo te lo paghi, perché non è previsto. Queste sono un po' alcune problematiche. Un'altra problematica grossa, credo che devo chiudere, giusto? Un'altra problematica grossa riguarda il fatto che la Regione, con questa rivoluzione sui cronici, cosiddetta riforma, consente agli enti gestori di subappaltare fino al 10% e nei territori montani fino al 15% di prestazioni a realtà erogative che non sono ancora accreditate al sistema sanitario. Cioè, fai entrare dalla finestra quello che in questi anni non ha potuto entrare dalla porta. Siccome c'è stato sostanzialmente il blocco degli accreditamenti perché le risorse sono finite e i privati sono tantissimi, la Regione dice: però sulla cronicità un ente gestore, io gli do la possibilità, se vuole, alcune prestazioni, di farle fare anche a qualcun altro che pure non è ancora entrato nel sistema. Anche qua io mi chiedo: chi garantisce poi dopo le prestazioni di questo soggetto se non è ancora accreditato al sistema? Risposta della Regione: l'ente gestore, che ne deve rispondere alla Regione. Forse un livello intermedio di garanzia da parte della Regione sarebbe stato opportuno. Perché devo aprire in questo modo col 10% o addirittura il 15% di prestazione? Guardate che voi potete pensare che il 10% è una piccola cifra, ma l'importo complessivo della cura dei cronici lombardi in Regione Lombardia vale 12 miliardi di euro all'anno, perché la cronicità pesa più di 2/3 della spesa sanitaria della Lombardia. Riguarda 1/3 dei lombardi, 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 di persone, e vale 3/4 della spesa sanitaria della Lombardia, che è 2/3, 3/4, sono l'ordine di grandezza quello lì, che è 18 miliardi all'anno. Se fate 2/3 sono 12 miliardi, via, 66%, qualcuno dice 70%, 75%, l'ordine di grandezza. Quindi la cura dei cronici vale 12 miliardi. 10% è 1 miliardo e 200 milioni, Stiamo parlando di cifre che forse ancora di euro, che forse ancora facciamo fatica quando io spesso traduco il lire, poi magari adesso non lo faccio per non fare delle gaffe. Quando parlavo del costo del referendum, dicevo: guardate, quel referendum lombardo costa 50 milioni di euro, sono 100 miliardi delle vecchie lire. Traducete voi il lire 12 miliardi di euro. Traducetelo voi. 24 mila miliardi. Sono cifre che sfuggono. Sì, attenzione, no, bisogna dire due cose. Ho detto ci sono i gestori pubblici sono grandissimi, perché stiamo parlando delle SST, quindi i gestori pubblici in realtà stanno già curando una grandissima fetta di pazienti lombardi. Per cui, io vi ho detto, dal punto di vista gestore per gestore, se li contiamo, l'88% sono privati, l'11% sono pubblici, ma il pubblico, vivaddio, siccome sono le grandi SST, i grandi ospedali pubblici, gestiscono già ora una grande fetta di pazienti lombardi. Ma siccome scatterà il meccanismo concorrenziale, io ho il brivido a dirlo, ci saranno enti gestori che avranno tutto l'interesse ad andare a prendere il signor Carlo, la signora Maria, la signora Giovanna, a dirgli: guarda, vieni da me, io ti prendo in carico
per la tua cronicità, perché magari poi se hai bisogno di qualcos'altro te lo offro io. Allora, io non voglio fare il terrorismo psicologico, non sono contro il privato, assolutamente, noi abbiamo una grande risposta di cura, ciascuno di noi, credo, quando deve farsi curare va giustamente da chi gli dà più garanzie, da chi lo cura meglio, da chi ti fidi di più, ma il problema è che queste sono tutte risorse che stanno spostando progressivamente dalla sanità pubblica alla sanità privata, noi stiamo ulteriormente indebolendo la sanità pubblica. E quindi quando io dico queste cose non lo dico perché voglio male al privato e dico che il privato per forza truffa, per carità, assolutamente no, però stiamo sicuramente mettendo ancora più in difficoltà il sistema pubblico. I direttori generali degli ospedali che abbiamo incontrato, noi stiamo dicendo queste cose, io sto dicendo queste cose non perché leggo una delibera e poi capisco queste cose, perché si incontrano i medici, si incontrano le associazioni dei pazienti, si incontrano i direttori generali degli ospedali e loro ti dicono queste cose. I direttori generali degli ospedali temono che rimangano negli ospedali pubblici i pazienti cronici più complessi, più fragili, quelli appunto che poi sono meno remunerativi perché sono più a rischio di miglioramento e magari a rischio di ospedalizzazione. Siccome c'è il budget, siccome c'è un set di cura, si fa presto a fare uno più uno, fa due. Quelli più gravi, che sono circa 150.000 la cosiddetta fascia rossa, probabilmente sono meno interessanti per un gestore privato, perché poi se devi andare fuori set, allora lì diventano più lì. Capite che è diverso dire che è stata fatta una riforma per passare dal curare a prendersi cura e dire queste cose. Perché, come dicevo un attimo fa e chiudo, io vedo una deriva economicistica anche rispetto alla cura della cronicità che mi preoccupa rispetto alla appropriatezza delle cure. Che cosa avremmo fatto noi? Perché giustamente qualcuno dice, ma voi cosa avreste detto? Tu cosa avresti fatto? Io avrei chiamato i medici, li avrei messi intorno al tavolo, come hanno fatto altre regioni da tempo, e gli avrei detto, come possiamo lavorare meglio tra voi medici di famiglia e gli ospedali e gli specialisti? Da altre parti cosa hanno fatto? Hanno supportato i medici, gli hanno dato la segretaria, gli hanno dato il fisioterapista, gli hanno dato l'infermiere, li hanno fatti mettere insieme. Esiste già una cosa che Balduzzi aveva previsto, ricordate il decreto Balduzzi, cioè, si chiamano AFT, aggregazioni funzionali territoriali, che sono la spinta ai medici a mettersi insieme a lavorare. Li avrei supportati e avrei messo in mano al medico il piano assistenziale individualizzato, di cui non vi ho parlato perché sennò vorrei prendere troppo tempo, che invece faranno gli enti gestori, perché il medico è quello che mi deve garantire che lo specialista mi dica la cosa giusta e ci sia la compatibilità tra quello che il medico mi dà quando ho altri problemi e quello che mi dà lo specialista. Tra l'altro i nostri medici conoscono la nostra situazione familiare, sanno se a casa c'è un genitore, un parente, un marito, una moglie che ti possono aiutare nell'assunzione della terapia, cioè ci sono, la persona va curata tenendo conto della sua realtà complessiva. Quello che viene denunciato è il timore che questi piani assistenziali che faranno gli enti gestori altro non siano che un'agenda di appuntamenti dove ti garantiscono, perché questo sarà garantito, bisogna dirlo, che la visita e l'esame ti sarà fatta nei tempi adeguati, ma poi tutto il resto non è competenza del gestore. Se tu appunto hai l'influenza tu dovrai andare dal tuo medico, e se il medico e il gestore non si parlano, insomma, questo diventa un problema. Quindi questi piani assistenziali noi li avremmo fatti fare al medico, perché è lui che deve garantire l'unitarietà di cura. La medicina generale ci serve ancora o non serve più? I medici di famiglia sono considerati uno dei punti di forza del sistema sanitario italiano, mica dappertutto ci sono i medici di famiglia. Noi siamo abituati al fatto che nasciamo e abbiamo un medico, ma questa è una scelta che è stata fatta dai nostri padri saggiamente, per cui ognuno di noi ha un medico di riferimento. Ma noi adesso, ci sono anche problemi, anche qui un'altra parentesi da aprire, ci sono sempre meno medici, alcuni territori, lo sapete, anche a Milano succede che quando un medico va in pensione non si riesce a avere un altro. In realtà i medici di medicina generale sono sempre meno, ma la risposta non può essere, a mio parere, saltiamo i medici di medicina generale e passiamo agli enti gestori. La risposta deve essere aiutiamo i medici a fare bene il loro mestiere, mettiamoli in rete, supportiamoli e facciamo fare a loro questo ruolo di regia sulla cura della persona in maniera unitaria. Anche perché, e chiudo veramente, gli enti gestori saranno sia prescrittori che erogatori, decideranno loro che prestazione farti e ti daranno quella prestazione che poi verrà ripagata dalla regione con i budget di cura. E anche questo può essere un motivo di preoccupazione, perché
Un conto se l'impegnativa te la fa il tuo medico e tu vai a fare la prendere la prestazione da un'altra parte. Un conto se l'impegnativa, tanto per capirci, te la fa quell'ente gestore che tu hai scelto, che è anche quello che poi dopo ti fa la cura. E magari all'insaputa, perché questo statisticamente succederà, all'insaputa del tuo medico. Come hanno fatto a fare una cosa del genere? Se voi ascoltate come viene proposta dalla regione questa cosa, vi diranno: signora, lei avrà un ente gestore che le garantirà tutte le visite e gli esami di cui ha bisogno nei tempi stabiliti. E questa è una cosa buona. Non vi diranno l'altra parte che vi ho raccontato io. Per cui... Vi garantiranno tutte le cure che rientrano nel set. Costo standard. Standard, bravissimo, bravissimo. Non di cui hai bisogno, bravo. Il costo standard, ricordatevi, perché è standard, è sempre più basso del costo da necessità. Anche bravissimo, perché certo, però viene venduta diversamente. Se voi sentite, adesso non volevo buttarlo troppo in politica, se voi sentite l'assessore che parla, e questo dicono che sarà scritto nella lettera che riceverete a casa, ci sarà scritto: caro cronico, di quello di cui hai tu bisogno si prende pure il gestore. Non c'è scritto di quello di cui hai bisogno se sta nel set di cura. Tra l'altro i set di cura, mamma mia quante cose mi dovrebbe dire, sono costruiti tenendo conto percentualmente delle prestazioni che sono state erogate a quel tipo di cronico in Regione Lombardia nel corso degli anni, cioè è una cosa statistica, non risponde alle linee guida scientifiche internazionali di cura di quella patologia, i set di cura, ma risponde alla fotografia di quello che in questi anni quei cronici lì hanno preso come prestazioni al servizio sanitario. Mi spiego? I set di cura li hanno fatti tenendo conto del 5% delle prestazioni complessive che sono state erogate. Ecco perché alcuni medici dicono: guardate che quei set di cura non funzionano, perché non è che siccome è successo così statisticamente allora vuol dire che è stata fatta la cosa giusta, anche perché sapete c'è un sacco di inappropriatezza, no? Oggi si parla di dottor Google, avete mai sentito questa espressione? Tutti noi andiamo su internet, vediamo secondo il dolore che abbiamo quale esame secondo noi andrebbe fatto, andiamo dal medico e qualche volta il medico ci dice no, qualche volta il medico ci dice di sì. Quindi oggi nelle prestazioni erogate c'è anche tanta inappropriatezza. Nel decidere i set di cura, fotografando le prestazioni erogate, si è deciso anche evidentemente di mettere dentro delle prestazioni che sono inappropriate. Ultima cosa che avremmo fatto noi, potenziare la prevenzione. Non si parla mai di questa cosa, dovrebbe essere la prima cosa di cui si parla quando si parla di salute. La prevenzione non è una spesa, è un investimento. Se noi curiamo le persone prima che si ammalano, le teniamo in salute, spendiamo meno dopo. Ma la prevenzione, anche in Lombardia, che pure ha livelli migliori di altre regioni di investimento, è ancora la cenerentola delle nostre preoccupazioni, dei nostri programmi e della nostra spesa. Più prevenzione, e questo anche per i cronici. La prevenzione è esclusa dai set di cura. Quindi se tu vuoi fare un esame diagnostico per capire se hai qualcos'altro per prevenirlo, sicuramente non sta nel set di cura. Mi fermo perché ci sarebbero troppe cose da dire, ma mi interessava, dentro un panorama complessivo nazionale preoccupante, dirvi anche che questa sanità, che ha le sue eccellenze, sta percorrendo delle strade, a nostro parere, molto preoccupanti per il futuro dei Lombardi. Io ringrazio tantissimo Carlo Borghetti per questo intervento ricco di spunti davvero interessanti e lascio al professor Cavitti la possibilità di integrarli. Grazie. Allora, grazie dell'invito. Sono particolarmente contento perché di solito le cose che faccio in giro le faccio con degli specialisti, con gli addetti ai lavori. Questa volta parlo a delle persone, dei cittadini, cioè a quelli che usano la salute. Allora, non è facile, perché bisogna parlare facili, bisogna farsi capire, no? Bisogna rinunciare alle gergalità. Però secondo me sul cittadino ci riempiamo sempre la bocca, ma il cittadino conta sempre meno, secondo me, nelle grandi scelte delle politiche sanitarie. Ecco, quindi grazie per l'invito. Allora, volevo partire fissando un valore che dobbiamo capire bene, cioè dobbiamo capire bene i rischi che stiamo correndo. Allora, il valore è questo: ciascuno di voi, indipendentemente dal suo reddito,
se si ammala, ha diritto di essere curato in modo eguale. Questo dice cioè da noi, nel nostro paese, i cittadini hanno diritto ad essere curati perché hanno dei diritti e i diritti sono uguali per tutti. Questo è il punto di partenza. Ebbene, questo sistema oggi è in pericolo, tanto per essere chiaro. È in pericolo perché si vogliono curare i cittadini non più secondo i diritti, ma secondo la saccoccia, secondo il reddito. Cioè chi più ha reddito più viene curato, chi ha meno reddito viene curato. Cioè si vuole reintrodurre l'assicurazione e si vogliono reintrodurre le mutue senza far sparire la sanità pubblica, no? Però riducendo la sanità pubblica ad una specie di riserva indiana, nel senso che diventa quello che l'ultimo governo Berlusconi chiamava il sistema multipilastro. Un po' di mutue, un po' di assicurazioni e un po' di pubblico. Nelle mutue, nelle assicurazioni vanno coloro che hanno reddito, nel pubblico vanno coloro che non hanno niente. Ricordatevi che i sistemi marginali vengono anche finanziati in modo marginale, per cui se passasse l'idea del sistema multipilastro, scordatevi che i cittadini sono curati alla stessa maniera. C'è chi sarà curato di più e c'è chi sarà curato di meno. Questa è la posta in gioco, chiaro? Lui l'ha chiamata una rivoluzione, io la chiamo una controriforma, quella della Lombardia, senza fare troppi dettagli. Rispetto a quello che ho appena detto, io vi assicuro che con questo sistema i cittadini lombardi saranno curati secondo il criterio figli e figliastri, chiaro? Cioè salta il sistema universalistico. Questa è la base di partenza. Sono stato chiaro? Chiarissimo. Oh, detto ciò, facendo un omaggio a Guffanti, con il quale ho parlato prima, desidero partire da una cosa che ha detto il Papa 3-4 giorni fa e che vi è sfuggita da quello che vedo, colpevolmente sfuggita. 3-4 giorni fa c'è stata la giornata del malato e il Papa è intervenuto, Papa Francesco, e ha detto delle cose che mi hanno molto colpito e che a questa giunta lombarda dovrebbe far riflettere, ma anche dovrebbe far riflettere a chi ha ispirato la controriforma lombarda, che si chiama Bocconi, Università Bocconi, perché quella controriforma vostra è piena di bocconismo, è piena di quelle logiche, economicismo, aziendale, quella è, ecco, Papa. Torniamo al Papa. Il Papa ha detto queste parole: preservate la sanità dall'aziendalismo. Non vi nascondo che ho provato un brivido di soddisfazione proprio pensando ai bocconiani che vedono il mondo solo attraverso l'aziendalismo. E questo monito il Papa ce lo dice perché lui, in pratica, per lui l'aziendalismo e il mercato sono la stessa cosa. È come se lui ci dicesse: preservate la sanità pubblica dal mercato. Chiaro? E poi continua questo Papa. Perché ci dice: un conto è curare la gente con il mercato, cioè con i soldi, e un conto è curare la gente, io dico, con i diritti. Lui dice, che è un cattolico, come voi sapete, di curarlo secondo la carità. Ma la carità, sul piano teologico, sul piano religioso, è l'equivalente, sul piano laico, della solidarietà. La stessa cosa. Perché il nostro sistema cura tutti noi secondo i nostri diritti ed è finanziato, no Borghetti, secondo la solidarietà. Perché costa di meno la sanità italiana pubblica? Perché la paghiamo tutti un po' con le tasse. Cioè la paga anche chi sta bene,
la paga anche il giovane, capito? Però, come dice il proverbio, tante mani fanno il peso meno pesante. Ecco perché costiamo di meno. Io ho fatto, consulente è una parola grossa, però sono stato invitato più di una volta al Dipartimento della Sanità americana ai tempi di Obama, perché loro guardavano il nostro sistema come sistema di riferimento. Loro hanno 40 milioni di americani scoperti. Cioè il paradosso non è solo quel 14%, è che nonostante gli costi il 14% del PIL, 40 milioni di americani non sono curati. Noi paghiamo molto meno, la metà, ma curiamo tutti e 63 milioni di persone. Capite la differenza? Ebbene, tutta sta roba si vuole far saltare per aria. E il Papa continua, da capoccione qual è, e dice, guardatevi dall'azienda di Lisbona, guardatevi dal mercato e soprattutto preoccupatevi di mettere, cito testualmente, al centro del processo di cura il malato. Allora, nella controriforma della Lombardia, al centro del processo di cura non c'è il malato. È inutile che ci giriamo intorno. Cosa c'è al centro del processo di cura della Lombardia? È tutto chiuso in una parolina. C'è il gestore. Il gestore non è un clinico, il gestore è un amministratore. E cosa fa il gestore? Riceve dalla Lombardia un budget e deve starci dentro. Poi è inutile che mi parla dei piani assistenziali. Certo che fa il piano assistenziale, lei come si chiama? A Piera, ma dentro lo standard che è definito, il piano assistenziale è dentro uno standard. Se non ci fosse lo standard, se non ci fosse il budget limitato, il piano assistenziale di Piera sarebbe secondo le necessità di Piera, ma non sarà così per voi. L'operazione che ha fatto la Lombardia in termini politici qual è? Ha deciso di spendere tanto per la sanità, quella è la cifra, e non vuole spendere di più. Questa cifra a me ha inventato una serie di gestori, diavolerie varie, eccetera, eccetera. Giratela come vi pare, voi dovete stare in questo tetto, punto. Chiaro? Questa è l'operazione. Ma scusate, Papa Francesco non sarebbe d'accordo, perché se lui dice metti al centro del processo di cura il malato, si dice metti al centro del processo di cura le necessità del malato. Se io ho bisogno di fare una TAC, tu me la devi fare. Non che tu non me la fai perché non hai il budget. No. Cioè, salta un principio etico. Tu metti al centro di un processo di cura una preoccupazione economica. Borghetti giustamente la chiama economicistica. E noi non siamo d'accordo. Io sono qui, ho accettato di essere qui perché la pensiamo alla stessa maniera. Cioè, noi tutti vorremmo che la persona fosse al centro del processo di cura. Il che non vuol dire attenti ignorare i problemi dell'economia, eh? Adesso spiego perché non c'è. È un lusso che non ci possiamo permettere. Però dice il Papa, questa è la cosa che più mi ha colpito, perché in questa parolina, in queste cose ho ritrovato il mio libro, La Quarta Riforma, dice per mettere il malato, la persona al centro del processo di cura. Lui dice, ci vuole intelligenza organizzativa e carità. E che vuol dire intelligenza organizzativa? Vuol dire che, per esempio, se la Lombardia prende la strada del gestore, quella è una delle tante strade, ma ce ne sono tante altre che noi potremmo prendere per mettere d'accordo le ragioni dell'economia e le ragioni dei malati, no? La mia quarta riforma, per esempio, è concepita proprio per questo. Siccome non ci possiamo permettere il lusso, una volta si diceva la salute non ha prezzo, non è vero, la salute ha un prezzo, ha un costo, e pensate che più andiamo avanti, più questo prezzo e costo sarà destinato ad aumentare. Ora, non è che noi possiamo permetterci di spendere tutto il nostro PIL in medicina, per cui il problema ce l'abbiamo. E proprio perché siamo responsabili che noi vogliamo fare i conti con l'economia.
Ma la vera sfida riformatrice, la vera rivoluzione, Borghetti, non è quella che fa la Lombardia, non è quella dei tagli lineari, non è quella dei riordini. La vera rivoluzione è fare in modo che le ragioni dell'economia coesistano con le ragioni etiche, con i grandi principi morali. Perché se andiamo dietro alla Lombardia vuol dire che non c'è più speranza per l'etica. Che mi parli a fare di centralità del malato? Vuol dire che vince solo l'economia, che c'è solo l'economia. Questo è il pensiero debole che vedo. Il vero pensiero forte, che è un pensiero riformatore, è quello che non si rassegna ad essere subordinato dall'economia, all'economia. Dice, vabbè, abbiamo i problemi economici, ma discutiamo, vediamo come riusciamo a far quadrare i conti e nello stesso tempo a curare bene la signora Piera, secondo le sue necessità. E dietro c'è un pensiero che a me piace molto, al quale mi sono ispirato per questo libro, che, tanto per capirci, è un libro gratuito, che potete scaricare gratuitamente da internet. Perché è gratuito? Guardate che i problemi economici che ce l'avete voi ce l'ho pure io, quindi un po' di soldi mi avrebbero fatto pure comodo. È gratuito perché su certe battaglie devono essere gratuite certe cose, cioè su certe battaglie, su certi valori devi mettere da parte queste robe qui, cioè è talmente importante quello che dobbiamo fare che metti a disposizione quello che sai fare. Io so fare questo, lo metto a disposizione più gratuitamente. Quindi la gratuità è un atto politico, ecco, non è che a me non piacciono i soldi, anzi ricordati che ti devo dare i biglietti per il rimborso, tanto per capirci. Quindi il pensiero che sta dietro è un pensiero che a me affascina e vorrei che affascinasse molto di più il governo Gentiloni, vorrei che affascinasse molto di più anche il nostro amico Renzi, eccetera. Qual è? Esiste un limite, noi viviamo nei limiti, ma chi ha detto che i limiti ci devono per forza limitare? I limiti, dice il pensiero moderno, possono diventare delle possibilità. Questa è la forza, è il pensiero al quale io mi sono ispirato per scrivere il libro. Vi faccio un esempio. Abbiamo pochi soldi per l'ospedale, chiaro? Vabbè, pazienza. Ma chi ti impedisce di ripensare l'ospedale? Chi ti impedisce l'intelligenza organizzativa di quello là che sta a Roma, no? Tutto vestito di bianco. L'intelligenza organizzativa, per chi ti impedisce di usare l'intelligenza organizzativa per ripensare le professioni, per ripensare l'organizzazione del lavoro, per ripensare l'integrazione? Cioè chi ti impedisce? Tu hai un limite economico? Bellissimo. Ma perché è proprio inconcepibile pensare ad una sanità che costi meno e nello stesso tempo dia di più? È concepibilissimo, si può fare. Bisogna avere la capoccia, bisogna avere le idee, la volontà politica e la passione. Ma è un termine che a voi 2 o 7 anni non so, non riesco ad insegnare, siete voi maestri di questa cosa. La passione. La passione civile, la passione dell'impegno civile, eccetera, eccetera. Allora, questo ecco, mi ha colpito moltissimo questa cosa del Papa, davvero tanto. A parte, ripeto, la segreta soddisfazione che ho pensato subito a Borgonovi e ai Bocconiani, a questi che ci torturano con le loro ricerche da 20 anni, cioè, ho detto, caspita, pure il Papa ce l'ha con loro. Capito? E dietro la vostra riforma c'è veramente non un'idea. Borghetti giustamente usava il termine economicismo. Sapete che differenza c'è tra il concetto di economia e il concetto di economicismo? L'economia è una scienza della complessità, l'economicismo è un'ideologia, smette di essere una scienza e antepone davanti a tutto il problema del limite economico. Insomma, diventiamo tutti americani, non è possibile, chiaro. Quindi, ora, io ho scritto un libro che si chiama La Quarta Riforma. Perché la Quarta Riforma? Lei lo sa, signora Piera? Perché ho scritto La Quarta Riforma?
perché prima ne abbiamo fatte tre. Bravo, bravo. Perché prima ne abbiamo fatte tre. Allora dico, ma ne abbiamo fatte tre, mo mi metto a fare la quarta riforma. Ecco, il ragionamento è questo, proprio terra a terra. Dai miei studi e dalle mie ricerche viene fuori che nonostante abbiamo fatto tre riforme, l'intelligenza organizzativa che ci suggerisce il Papa non l'abbiamo usata proprio bene. Io sono di Roma, abbiamo dato una romanella, cioè una rimbiancata alle case, ma le case sono rimaste sempre quelle. Esatto. Vi faccio un esempio storico. L'ospedale è il servizio più importante del sistema sanitario, per tantissime ragioni. È il luogo che contiene più di ogni altro le tecnologie, è il luogo che contiene più operatori più di altro, è quello che costa di più. Però è anche, come dire, il luogo dove tu dovresti andare quando serve che vai in ospedale, quindi è un luogo importante, cioè tu non puoi scambiare l'ospedale per un ambulatorio, quindi il famoso problema dell'inappropriatezza. Allora, la prima volta che abbiamo definito il modello organizzativo dell'ospedale è stato nel 1939, si chiama legge Petragnani. Questo modello poi lo abbiamo messo in una riforma fatta nel 68 che si chiama riforma Mariotti, riforma ospedaliera Mariotti. Poi lo stesso modello lo abbiamo preso e l'abbiamo messo nella riforma del 78, tale e quale. Morale della favola, io sto ospedale, l'ho rimbiancato tante volte, l'ho riorganizzato dentro, ho fatto i moduli, ho fatto tante cose, ma il modello fondamentale di questo ospedale ha un secolo. Ma come fa a reggere un modello del genere con il cambiamento del malato, con il cambiamento culturale, con i bocconiani che vogliono sempre soldi, con questo, con quest'altro? È un modello che va ripensato. Allora, l'intelligenza organizzativa di Papa Francesco vuol dire ripensare il modello di ospedale, perché ripensando il modello di ospedale tu riesci a dare una risposta all'economia e a dare una risposta alla signora Piera, cioè a mettere insieme i limiti con i diritti. Questo è il pensiero riformatore vero. E noi in questi anni non abbiamo avuto pensieri riformatori veri. Perché ho citato signora Piera all'ospedale? Perché è un esempio eclatante di come noi abbiamo cambiato le etichette fuori dalla porta, senza cambiare il modello di fondo. Allora, una volta erano le IPAP, no? Poi sono diventati enti ospedalieri, poi sono diventati presidi e poi sono diventate aziende. Ma cambia l'etichetta fuori dalla porta, ma come funziona l'ospedale? Sempre quello, i riti, i modi di operare, le culture del ricovero. Ma è mai possibile, Carlo, ancora oggi dappertutto, compreso la Lombardia, organizzare una complessità come l'ospedale sulla scorta del posto letto e basta? Ma non è possibile. Tanti posti letto, tanti abitanti, tanti posti letto, tanti medici, tanti posti letto, tanti infermieri. Questa è ancora la logica, C'ha 100 anni sta roba, Carlo. Tu che sei un riformatore potenziale, ricordatelo, perché bisogna cambiarle le cose se vogliamo salvare i valori. Perché questa sanità che io amo, non dico più dei miei figli, ma ci ho dato quasi tutta la mia vita professionale, non è una sanità perfetta. È una sanità piena di casini, di diseconomie, di irrazionalità, di ruberie anche. Perché se ruba in sanità, ragazzi, mica lo dico io, dice la Corte Costituzionale, la Corte dei conti tutti gli anni, e rubano tanto, mangiano, capito? Allora, questa sanità, se la vogliamo difendere nei suoi valori fondamentali, la dobbiamo cambiare. Cioè, siccome viviamo in una crisi economica, in un contesto economico, io sono molto critico con le politiche fatte negli ultimi anni, però
Non è che io posso, come dire, far finta di fare il marziano. So che esiste un'Europa che ti rompe le scatole dalla mattina alla sera, so che esiste un disavanzo pubblico che ci pende sulla testa, so che alla fine fare una legge di bilancio è molto difficile. Ragazzi, vorrei dimettermi, ragazzi per modo di dire, è un complimento. Abbiamo ancora la decisione? Assolutamente sì, era un voto di simpatia. Cioè vorrei ricordare che mentre parliamo, i medici ospedalieri hanno proclamato altri 2 giorni di sciopero. Cioè questi qua, i medici, sono 8 anni che non prendono il contratto, ragazzi, non è che sono robette da poco conto. Ma se non rinnovano il contratto perché? Mica perché il governo Gentiloni è disattento, ce l'ha con i medici, no, perché ci sono delle logiche economiche ancora. Fino ad arrivare al paradosso che si considera il lavoro del medico diseconomico rispetto al PIL. Carlo, hai ragione a dire che tutti gli anni ti danno una bricioletta in più. Tu hai detto, diciamo le cose come dobbiamo dire, qui dobbiamo dire la verità. Allora, tutti gli anni il governo ti dà una cosa in più sul fondo, ma ti dà sempre molto di meno di quello che tu avresti bisogno. Ed è quello che io ho chiamato definanziamento programmato. Qual è l'obiettivo? Questo è il punto, Carlo. L'obiettivo è di ridurre fra 2 o 3 anni l'incidenza della spesa sanitaria in rapporto al PIL, di 1,5 punti. Allora, io che sono abituato ad analizzare i fenomeni, dico, ma scusa, ma perché devi ridurre la spesa in rapporto al PIL? E la risposta è ovvia, il PIL non cresce tanto, con questo devo provvedere a governare un paese, devo dividere la torta in qualche modo, d'accordo. Però il rischio che noi corriamo quando facciamo questo ragionamento è di mettere il diritto alla salute come una diseconomia rispetto allo sviluppo economico. E su questo, caro Carlo, Gentiloni o Renzi che sia, io non sono d'accordo. Perché secondo il Papa ci vuole l'intelligenza organizzativa per fare in modo che PIL e diritti vadano d'accordo. Ed è possibile, non è che è impossibile, come dicevo prima. E qui bisogna introdurre una differenza, se lo segni da qualche parte, se no se la scorda. E la differenza è tra PIL e ricchezza. Tutti noi pensiamo che la ricchezza di un paese sia il PIL, è una stupidaggine. Il PIL è una misura di ricchezza economica, ma la ricchezza di un paese è fatta dal PIL, dalla salute, dall'ambiente, dalla giustizia, dalla scuola e da voi dossettiani. Questa è la ricchezza di un paese. Allora tu non mi puoi dire che devi ridurre la spesa sanitaria in rapporto al PIL, perché se fai questo ragionamento è come se mi dicessi che io che produco salute non produco ricchezza. No! Il discorso che fa Borghetti sulla prevenzione è giusto. Ma perché è giusto? Non perché cala le malattie, è giusto perché calano le malattie, è ovvio, ma perché facendo prevenzione io produco salute come ricchezza. Allora tra ricchezza e PIL dobbiamo metterci d'accordo. Questo è il salto riformatore che dobbiamo fare. Ora, la quarta riforma, perché devo dire che mi ha fatto piacere, ho letto un paio di interviste di Gelli. Non so se conoscete Gelli è un po' il responsabile del PD, no? È un medico, eccetera, che io conosco, un toscanaccio di questi che è molto simpatico, che ha incominciato a dire, non dico se timidamente, ma l'ha cominciato a dire, ha detto e basta, è finito il tempo di imbiancare le case, di razionalizzare, riordinare, bisogna cambiare. Ecco, su questo io sono, il mio libro si muove sul terreno del cambiamento. Cioè io parto dal presupposto che per difendere il vostro diritto alla salute e in quanto tali di essere trattati tutti nella stessa maniera, no? Per difendere questo dobbiamo cambiare molto. Cioè non credo più, per dire la parolaccia, all'apologia del diritto. È chiaro che a me piace il diritto, ma non lo difendo efficacemente se lo difendo solo a parole. Allora, oggi il diritto alla salute, io non lo difendo se ho degli ospedali che non funzionano, se ho un sistema che fa con tutte le parti,
se ho degli sprechi, se ho delle diseconomie, se ho delle ruberie. Questo è il punto. E lo dico io, che questo sistema del definanziamento programmato, te do tutti gli anni un pochetto, ma non tutto, ha una sua ragione, che io non condivido, ma ha una ragione forte. Cosa, che ragionamento fa il governo? L'ha detto sempre. Io non vi posso rifinanziare gli sprechi, levatevi dalle scatole, quindi fatemi bastare quello che vi do. Il punto debole sono le regioni, che non hanno un pensiero riformatore per cancellare gli sprechi, perché gli sprechi, signori miei, o le diseconomie, mica sono problemi contabili, eh? Sono problemi, sono i risultati di processi. Tu devi cambiare un processo. Volete un esempio di spreco? Allora, noi abbiamo il problema del contenzioso legale. Che cos'è? È che prima i malati morivano, venivano torturati, ma non andavano mai in tribunale. Adesso vanno in tribunale. Esatto. No, il tribunale dei diritti, vanno proprio al tribunale quello buono, quello che ti condanna, capito? Cioè il contenzioso legale è un fenomeno drammatico nel sistema sanitario, perché le trasformazioni legate al cittadino, legate alla cultura, legate alla società, ormai il cittadino, se un medico sbaglia, non è che si rassegna e dice mi ha detto sfiga, cioè è andata male. Dice no, no, è colpa tua, io ti denuncio. Questa roba ha creato un meccanismo infernale per, in ragione del quale i medici si difendono dal rischio professionale e per difendersi fanno una roba che non sta né in cielo né in terra, che si chiama medicina difensiva. Cioè la signora Piera viene da me, la signora Piera ha bisogno di una radiografia, io gliene faccio fare 10. Perché se la signora Piera mi porta in tribunale, io devo dire al giudice, ma io gli ho fatto fare 10 cose. È la peggior medicina che si possa fare. Perché in questa medicina la signora Piera non c'entra, non è lei al centro, c'entra solo la preoccupazione legale, capito? Allora, questo è uno spreco. Faccio una medicina pessima, che mi costa tantissimo e che non è neanche adatta, adeguata ai bisogni della signora Piera. È pazzesco. Allora è chiaro che davanti a questo sistema, anch'io se fossi il governo direi calma, prima di darti i soldi sistema sta roba qua, perché sennò non possiamo andare d'accordo. Però insisto, non c'è un pensiero riformatore. Io ho la presunzione, vabbè, sono 30 anni che faccio il riformatore a tempo pieno, perché fare il riformatore mica è semplice, ragazzi, perché noi siamo abituati alle nostre continuità, siamo abituati ai nostri stili operativi. Ma vi rendete conto che il medico di famiglia, il vostro medico di famiglia, nel terzo millennio è uguale, identico al dottor Tersilli della Mutua? Uguale! 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 Con gli stessi comportamenti, con le stesse cose, eccetera. È un medico, tanto per andare fuori dallo scherzo, che mica è pagato in base a quello che fa, è pagato a quota capitaria. Più Piere ha e più guadagna, indipendentemente se lui la va a visitare la signora Piera. Ecco perché è uguale al dottor Tessini. Il medico specialista ambulatoriale è uguale, identico al medico della Mutua. Il medico ospedaliero è uguale, identico al medico ospedaliero di 100 anni fa, quello che è il cuore del mio libro, quando io dico ma insomma qua abbiamo fatto 3 riforme, ma alcune cose non abbiamo mai cambiate, ci siamo limitati a dei cambiamenti superficiali. E il libro dice, guardate, la mia quarta riforma è molto semplice, cambiamo le cose che avremmo dovuto cambiare e non abbiamo mai cambiato. Questo dice. Non è che dice andiamo sulla luna. Allora, un grande problema di cui noi addetti ai lavori ce la tiriamo da 30 anni è l'integrazione tra ospedale e territorio. Mai, siamo mai riusciti a fare questa integrazione, ma perché? Perché vedete, l'ospedale quando nasce, l'ospedale moderno, quando nasce l'ospedale avviene una discontinuità che adesso ci crea tanti problemi che dobbiamo recuperare. Qual è? Che fino ad allora, per migliaia di anni, noi abbiamo sempre curato la gente a casa. Quando nasce l'ospedale moderno, il concetto di cura si separa dal domicilio.
dal luogo di vita, ma separandosi dal luogo di vita diventa costoso. Adesso, dopo 100 anni, abbiamo capito che dobbiamo ritornare a curare la gente nel luogo di vita, per cui l'assistenza domiciliare, le comunità protette, eccetera, eccetera. Però abbiamo inventato un ospedale che non è nato per integrare, è nato per separare, perché lui è nato per separare la malattia e la cura dal luogo di vita. Quindi non è che tu con questo ospedale fai l'integrazione, devi cambiare l'ospedale, usare l'intelligenza organizzativa e la carità, come dice il Santo Padre, chiaro? Allora, nel mio libro dico, abbiamo cambiato, abbiamo fatto delle riforme, abbiamo fatto tante cose, non fraintendetemi. Però ho detto ci sono quelle che nel mio libro chiamo delle invarianze, cioè delle cose che non cambiano mai. E una delle più grandi invarianze, e questa è una cosa dolorosa, soprattutto quando ne parlo con i sindacati, è il lavoro. Il lavoro non è cambiato così tanto dentro la sanità. Facevo degli esempi prima. E io non ho mai visto un sistema cambiare a prassi invariate. Per cui il problema di cambiare le prassi è un problema forte. Allora, da anni io scrivo che la figura del paziente tradizionale non c'è più. E mi sono inventato una metafora per esprimere il cambiamento. E dico, non c'è più il paziente, c'è l'esigente. L'esigente chi è? È quello, me lo confessava segretamente lui, è quello che prima di farsi operare va su internet. L'esigente è quello che si informa, l'esigente è quello che ha il senso del proprio diritto, l'esigenza è quello che dice guarda che tu non la fai la carità, perché se tu stai qua è perché ti pago io col fisco, l'esigente è quello che è cosciente di non essere più quello che una volta si chiamava beneficiario. I beneficiari funzionavano quando avevi la carità pubblica, ma adesso la carità pubblica è sostenuta dal welfare state, quindi l'esigente è un contraente. Ecco perché vuole sapere, vuole, a proposito, apro una parentesi, ma è doverosa, avete visto, avete saputo dell'approvazione della legge sul biotestamento, è davvero un grande passo in avanti, grandissimo, ed è tutto imperniato questa legge, pensate un po' sul consenso informato, praticamente la legge sul consenso informato, ma il consenso informato ha senso se tu non hai più il paziente e hai l'esigente. Ed è la figura dell'esigente che ha imposto il consenso informato. Che cos'è il consenso informato? Che tu mi devi chiedere se io sono d'accordo rispetto alle scelte che vuoi fare, mi devi chiedere se io sono d'accordo a fare questo, a fare quell'altro, mi devi chiedere se ha senso, non mi spiegare solo il significato della malattia. Io ho il problema del senso, a proposito dei dossettiani. Perché? Perché? Io ricordo un caso incredibile, io lo uso sempre a lezione ai miei studenti. Due donne erano ammalate di cancrena, quindi con lo stesso problema, e tutte e due avevano bisogno di un'amputazione chirurgica. Una delle due donne, se lo ricorda, è di qualche anno fa, una delle due donne decide di farsi operare, l'altra no, quindi una campa e una muore. E ai miei studenti dico, vedete la differenza tra significato e senso? Per tutte e due le donne c'era lo stesso significato patologico, ma per le due donne il senso era diverso. Ecco il consenso informato. Perché uno che è malato, e questa è la sede giusta per fare questa riflessione, non è uno che è solo fisicamente malato, è uno che è malato esistenzialmente. Una donna che ha un cancro e ha ancora quattro figli, quella probabilmente farà di tutto per scampare anche un minuto. Ma la stessa donna che ha un'altra età, altre situazioni, può anche dire, ma io non mi faccio curare. Questa è la differenza di senso, mi capite? Il consenso vuol dire costruire senso insieme. Ed è dura, perché mica siamo abituati a costruire senso. Gli americani, vedete i film pure voi, no? sulla medicina americana, entrano dentro la porta, lei ha il 10% di sopravvivenza, decida, non è questo il consenso. Ma infatti,
fanno affari chi vende il cornetto lì, eh? Allora, questo è un po' il discorso della mia quarta riflessione. Il senso è molto semplice. Se vogliamo salvare il patrimonio etico-giuridico che sta sotto il nostro sistema sanitario, dobbiamo metterci in testa che dobbiamo cambiare il sistema che abbiamo, perché così com'è non può essere rifinanziato. Un'altra piccola cosa che dovete sapere. Vedete, la sanità ha un tipo di spesa dannatamente incrementale. Cioè, la spesa sanitaria è destinata, noi diciamo, a una natura incrementale. Perché? Perché è destinata a crescere. Se io invento un nuovo farmaco e lo metto sul mercato, la spesa cresce. Se io invento una nuova tecnologia, la spesa cresce. E siccome tutti i giorni, viva Dio, grazie al progresso scientifico, aumentano farmaci, ci sono farmaci nuovi, tecnologie nuove, oggi noi abbiamo delle possibilità, grazie alla tecnologia, impensate. Oggi noi cambiamo i pezzi, come facciamo i trapianti, abbiamo l'ingegneria genetica, abbiamo la robotica, tutta sta roba costa, ragazzi, non è che è gratis. Allora, noi dobbiamo fare i conti con la natura incrementale della spesa. E dov'è che tu compensi? Come dice lui, prima di tutto diminuendo le malattie, quindi producendo più salute, rendendo più efficiente il sistema. Io non mi vergogno di dirlo, ragazzi, perché se è la verità, rendendolo anche meno costoso. Meno costoso, perché chi tante... Insomma, in tutto il mondo manifatturiero, il taylorismo, che è una certa concezione di lavoro basata sulla divisione dei compiti, è stata superata. Sapete dov'è che ancora è vile e vegeto? In sanità. Noi abbiamo tutta un'organizzazione terroristica e noi sappiamo che l'organizzazione terroristica è diseconomica, però ce l'abbiamo, nessuno lo sa. Perché? Noi ce l'abbiamo così perché siamo stupidi. Ce l'abbiamo perché dietro a questa roba ci sono incarichi, primariati, robe, interessi. Questo è, non è che è diverso. Allora, c'è un punto politico sul quale voglio attrarre la vostra attenzione, che è il concetto di sostenibilità. Allora, e qui è il passo tra controriforma e riforma. Allora, io personalmente, l'ho detto anche personalmente a Renzi una volta, non rifiuto il concetto di sostenibilità. Esiste un problema di sostenibilità, la natura incrementale della spesa. La cosa che io contesto è il modo come tu lo risolvi, perché se tu lo risolvi col definanziamento, lo risolvi con i tagli lineari. Carlo, a Roma si dice l'acqua è tanta ma la papera non galleggia. Noi abbiamo i LEA non sono neanche finanziati per metà, cioè metà dei LEA sono inesigibili. Questa è la verità. Allora, il concetto di sostenibilità è un concetto giusto, però va reinterpretato nel modo giusto. Io non posso accettare un'idea di sostenibilità che mi impedisce lo sviluppo, che mi fa deperire. Io sto deperendo come sistema. Allora, l'idea corretta di sostenibilità è quella sua, originaria. Voi sapete che il concetto di sostenibilità nasce da abbinato ad un concetto di sviluppo. Si dice sviluppo sostenibile, ma sviluppo però. Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che non fa danni, detto in parole povere. Allora io vorrei che la sostenibilità in sanità fosse uno sviluppo che non fa danni. Vorrei questo, ma non posso accettare che per sostenibilità mi tagli le gambe, mi limiti, mi riduci la qualità. Guardate, noi sono anni, vi prego, poi mi crederete perché avrete delle esperienze personali, ma sono anni che noi ci limitiamo a tagliare, abbiamo perso 40.000 posti letto negli ultimi 10 anni, abbiamo perso più di 60.000 addetti, cioè noi con il blocco del turnover la gente va in pensione ma non la sostituiamo più. E credetemi sulla parola, il vero capitale della sanità sono le professioni, sono gli operatori. In un reparto, se c'è un infermiere solo con 40 letti, ma quello farà quello che potrà, eh? E
e qualcuno di voi non sarà curato, la medicazione non sarà cambiata, eccetera. Quello che poveraccio non riesce a mangiare da solo si arrangerà, oppure se non c'è... Questa è, vedete, tante parole, tante cose, ma alla fine dei conti andiamo sul terreno empirico del malato che sta là dentro. Noi abbiamo tagliato sul capitale professionale in maniera molto colpevole, e questa roba del blocco del contratto, Carlo, tu sei stato molto onesto a dire, a criticare, io sono d'accordo con te, le mancette, l'ho apprezzato tanto, ma anche perché poi le mancette le paghiamo il prossimo anno che facciamo il bilancio, ma perché qualcuno deve pagare rispetto all'Europa. Ma caspita, danno le mancette alla sanità, non gli hanno dato una lira. Ma com'è possibile? Politicamente anche non è sostenibile. E adesso altri due giorni di sciopero sono stati proclamati. Allora, il concetto di sostenibilità vuol dire questo, allora, per me. Innanzitutto concepire lo sviluppo della sanità a costi più bassi, sicuramente. Diminuire le malattie, entrare nell'ottica della produzione di salute come ricchezza. Altro spunto che mi dava Borghetti è che il beneficio che io produco in termini di salute lo devo misurare. Noi ancora non lo misuriamo, Carlo. Cioè, non ho capito. Ma voi avete mai visto un paese povero, veramente povero, in buona salute? Mai. I paesi poveri stanno male e hanno anche vecchie malattie che non riescono a debellare, capito? Allora, la ricchezza prodotta in termini di salute è ricchezza di un paese, e questo dobbiamo ficcarglielo bene in testa perché ancora non è entrato. Quindi la sostenibilità per me è anche il raggiungimento di un equilibrio. I sistemi squilibrati non sono sostenibili. La sostenibilità è un sistema ben governato, i sistemi non governati non sono sostenibili. Borghetti faceva riferimento al referendum all'articolo 5. Io ho votato contro, sono sincero, però ha ragione lui. In quel referendum c'era un punto sul titolo quinto che meritava di essere preso in considerazione, e hai ragione a dire, ma quale autonomia? Ma caspita, nel 2001, a proposito del titolo quinto, alle regioni gli abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, abbiamo svuotato lo Stato centrale. Ecco perché abbiamo 21 sistemi differenti, e ancora di più. In realtà, Carlo, e ti riferisco a una polemica che ho fatto con Bonaccini, che tu conosci bene, che anche lui vuole autonomia. Si vuole più autonomia non per fare meglio, non per fare in modo altro, ma per coesistere con il definanziamento. Le regioni io mi sto addirittura rimpiangendo Errani, perché quello era, tutti gli anni faceva la sua scena in televisione, non ci sono le condizioni per reggere, dateci i soldi. Ma adesso le regioni non protestano più, c'è il definanziamento e basta, capito? Allora perché vogliono autonomia? Vogliono autonomia non per fare meglio, ma per cambiare la natura del sistema, per fare un po' di mutue, per fare un po' di qua, per fare un po' di assicurazioni, cioè per integrare la scarsità delle risorse con risorse pescate nel privato, incuranti, che facendo ciò tu fai saltare la natura universalistica del sistema. Allora, questo è il problema. La domanda che faccio al politico, a Borghetti, ci sono altre strade per risolverlo? La mia risposta è sì. Sì, ci sono. Ecco perché dobbiamo cambiare molte cose. Per esempio, una parola, adesso Piera, le dico una parola che non ha mai sentito. Allora, una parola che ci sta massacrando è compatibilità. Tutta la sostenibilità ruota intorno alla parola compatibilità. Che vuol dire compatibilità? Molto semplice. Io ti do questi soldi, fateli bastare. Punto. Arrangiati. Sono finiti i soldi, non vai più in pizzeria, non vai più al cinema, non vai più in vacanza. Questa è la compatibilità, cioè l'idea di compatibilità è la possibilità di adattare all'infinito un diritto, e questo non è accettabile. Ma siccome ad una critica bisogna avere anche il senso di responsabilità di fare una proposta, qual è la parola che a me piace di più?
e che Piera non ha mai ascoltato, è compossibilità. Io e Piera siamo compossibili se tra me e lei non ci sono contraddizioni. Se io tolgo le contraddizioni, io divento compossibile. Compossibile vuol dire possibile insieme. È possibile insieme una buona economia e una buona etica. Ma per far sì che siano compossibili, le contraddizioni le devo rimuovere. Per rimuovere le contraddizioni devo cambiare. Se io ho una fidanzata che è alcolizzata, no? È una bella contraddizione o no? Allora io per essere compossibile o lei smette di bere o io comincio a bere per essere compossibile. Non è che ci sono altre strade, chiaro? Allora, le contraddizioni che abbiamo nel sistema sono tantissime, tra domanda e offerta, tra qualità delle prestazioni e bisogni, tra questo, tra quest'altro, sono tantissime. E a tutte queste contraddizioni, in un libro sulla programmazione io ne ho contate quelle importanti 1100. E a tutte queste contraddizioni corrispondono altrettanto costi. Allora, se io rimuovo le contraddizioni, rimuovo i costi. E se io rimuovo i costi, cambio la realtà sanitaria, do il mio contributo allo sviluppo economico, divento un valore virtuoso perché produco salute in vari modi, ma nello stesso tempo salvaguardo i diritti delle persone. Io mi fermo qui, c'è un altro capitolo che meriterebbe di essere approfondito, ma che non è il caso di affrontare, perché io fino adesso ho parlato di problemi sanitari, ma non esiste solo la sanità, esiste la sanità e la medicina. In genere noi siamo abituati a sovrapporre, non è, no, la sanità è il mondo dei contenitori, il mondo dei mezzi, il mondo delle risorse. La medicina è il mondo dei contenuti, cioè come conosco, come ho una relazione, come curo, come faccio un'alleanza terapeutica. Io sostengo che la medicina deve aggiornarsi, la nostra beneamata medicina scientifica. Io sono per la medicina scientifica. Ti sta segnalando lui? No. Bene. La medicina non è che è, diciamo, la conoscenza scientifica che io uso per curare le malattie, non è che sta ferma, cioè anche questa cambia, si muove. È inutile che tu mi dici devi essere appropriato, quando io per essere appropriato sono inadeguato rispetto ai bisogni di Piera. Cioè per essere appropriato io dovrei seguire delle linee guida, ma siccome ognuno di noi non è solo un malato, ma è un individuo singolare, specifico, spesso la linea guida non funziona. Allora io per essere osservante della linea guida divento inadeguato rispetto al bisogno di Piera. Ecco, la medicina deve accettare la sfida della complessità, deve fare i conti con un grande passaggio sul quale non si torna indietro. E il passaggio è una medicina abituata a curare solo le malattie, bisogna passare ad una medicina che impara a curare i malati. Le persone, però vede anche la persona, allora io sono una persona, no? Se io sono sano, sono solo una persona. Un malato è una persona più una malattia, è un grado di complessità in più, chiaro? E la medicina non è ancora all'altezza di queste complessità. Noi tutti auspichiamo di avere delle buone relazioni, no? Con il nostro medico, relazioni terapeutiche, alleanza terapeutica. Ma è facile a dirsi, ma molto difficile a farsi, perché le relazioni tra noi e i medici, noi malati e i medici, non è che sono forme di amabilità, di bontà, sono il modo attraverso il quale io conosco. Certo, una volta, fino adesso, ancora adesso, io per conoscere un fegato malato non ho bisogno di una relazione, basta andare in laboratorio, ma per conoscere colui che è il fegato malato ho bisogno di una relazione, cioè la relazione diventa un modo per conoscere una complessità, non diventa solo deontologia, non diventa solo bon ton, capito? Noi invece la consideriamo bon ton ancora, ed è una stupidaggine, ma per imparare a conoscere attraverso le relazioni, io insegno ad una facoltà di medicina, dobbiamo ripensare i programmi di medicina, cioè tirare fuori dei medici che oltre a osservare
oltre che a credere ai fatti, oltre che a misurare, sappiano usare le relazioni. Ecco, vedete quanta roba da cambiare ci sarebbe. Chiudo davvero ricordando da dove siamo partiti, lo accennavi tu nell'introduzione. Prima del nostro sistema sanitario nazionale, istituito nel 78, noi abbiamo avuto un crollo, un default di un sistema che si chiama sistema mutualista. Usando il linguaggio di adesso, quel sistema verso il quale qualcuno vorrebbe tornare è crollato perché era insostenibile. Cosa voglio dire? Che quel sistema ha lasciato a noi in eredità il problema della sostenibilità. Il problema della sostenibilità non è un problema che nasce oggi. Io seguo la sanità da 40 anni, c'è sempre stato. Sempre. Perché quel sistema è diventato insostenibile? È diventato insostenibile per le stesse ragioni per le quali oggi questo sistema rischia di diventare insostenibile. Era aumentata la spesa, erano diminuite le risorse, lì c'era il sistema della contribuzione, no? Cioè aumentavano le prestazioni che tu davi, ma i contributi non aumentavano, per cui andavi in disavanzo. Era cambiata una società, era cambiato il malato, aveva nuovi bisogni, c'era una forte immissione di tecnologia. Mutatis mutandis, 40 anni dopo abbiamo gli stessi problemi. Allora la domanda che mi sono fatto per scrivere questo libro è: ci hanno lasciato in eredità un problema di sostenibilità le mutue? Ci siamo riusciti a governarlo? La mia risposta è no. Abbiamo fatto molto, però ancora adesso abbiamo problemi di sostenibilità, tant'è che ormai vanno per le spicce, cioè non ti finanziano i LEA. I LEA sapete cosa sono? Livelli essenziali di assistenza preparata, sono le garanzie dell'universalismo, è ciò che ti passa lo Stato e che non paghi, no? Cioè voglio dire, questa è la sfida. Io credo che usando l'intelligenza organizzativa alla quale ci richiamava il Santo Padre e usando tanto la virtù della carità che la virtù laica della solidarietà, si possa invece mantenere, difendere questo sistema valoriale, ma avendo il coraggio di cambiare, mettendosi controcorrente, perché se no non salviamo niente, mano a mano perdiamo sempre di più. Adesso cosa abbiamo? Abbiamo un sistema che è in concorrenza, noi abbiamo una defiscalizzazione completa delle mutue, si chiama welfare aziendale, e abbiamo un definanziamento del pubblico. Cosa vuol dire? Che c'è un sistema concorrente con il sistema pubblico, quello è incentivato e questo no. Allora, usando una metafora ecologica che si chiama competizione selettiva, se due animali competono per la stessa risorsa, quello più forte prevarrà e quello più debole morirà. E temo che quello più forte, se non facciamo presto, non sia il mondo delle nostre virtù che dice il Papa, ma sia il mercato. Veramente grazie, professor Cavicchi, per questo intervento. Vi chiedo solo la cortesia di fare domande più brevi del solito, perché abbiamo due relatori e cerchiamo appunto di dare spazio maggiore possibile. Chi parte allora? Uno, due, tre, quattro, la prossima. Proviamo ad affrontare due cose piccole. La prima questione: siamo quasi tutti convinti che il sistema debba rimanere universalistico, tutti di uno. Siamo convinti che la partecipazione al sistema danese, di un fiore di danni, debba avvenire anche sulla base del patrimonio. Partecipazione fiscale, partecipazione danese, si parla per fare i danni. Voglio dire, noi abbiamo quell'accidente che si chiama ISEE, che è un indicatore della confluenza del reddito, della rendita pensionistica, che sarebbe diverso,
della rendita pensionistica e dei diretti, dei soldi che dovevano essere sulla parte, i danesi, che dovevano essere in finire. Allora, è giusto che il Cattaneo, quando va a fare un esame, gli venga detto, Cattaneo, lei ha più di 65 anni, Cattaneo. Cattaneo, lei ha un rendita familiare inferiore a 38.000 euro, è la rete, l'esenzione ESO 2.1. Cattaneo dice no. Qualcuno dice sì, perché è vero, rendita familiare, ma c'è un patrimonio immenso. Quindi la partecipazione non deve avvenire l'esenzione. Non devono avvenire sulla base della rendita o del reddito, ma devono avvenire sulla base dell'ISEE. È un grosso passo avanti. Siccome, guardate, abbiamo fatto nell'ambito del Partito Democratico, come ho visto, il 730 precompilato. Guardate che l'ISEE si può fare precompilato. Era uscito a luglio, che nel decreto, con il decreto fiscale collegato alla... l'accidente qui alla legge di stabilità sarebbe stato messo dentro, io non l'ho più visto. Però guardate che fare l'ISEE precompilato, cioè che lo Stato, che l'amministrazione lo fornisca, certo, i dati del catasto, l'amministrazione ce li ha, servono i dati sulla rendita o sul reddito, l'amministrazione ce li ha. Allora, se l'amministrazione fa questo passo avanti di dire, lei Cattaneo ha un ISEE controlli, lo aggiusti, lo faccia validare, eccetera, io sono molto agevolato nel fare che cosa? Nel sapere quali prestazioni ho diritto, ma nel sapere anche a quali contribuzioni, quale partecipazione ho dovere. Dobbiamo mettere questo dovere basato sul reddito e sul patrimonio. Ok, lo ultimo, finiamola lì. È proprio giusto, pensiamo di questo studio interno, è proprio giusto che una parte di noi, 60 milioni, cioè gli anziani, siccome la salute è una questione psicofisica, è proprio giusto che noi abbiamo il diritto di andare alle pellegrinaggi che si svolgono in Bhutan, ai pellegrinaggi che si svolgono in Birmania. Sì, perché la parrocchia li chiama, li organizza simili pellegrinaggi, chiama, controllato simili pellegrinaggi. E perché li può fare? Perché noi pensionati abbiamo delle pensioni eccessive. La gran parte di noi abbiamo pensioni eccessive, vanno tagliati. Si può dare una domanda? Le ragioni di ordine pubblico. 900 euro al mese, casale. Noi di solito abbiamo a terzine, faccio fare le tre domande, seconda. Ti chiami, scusa? Per collegare il tema della sostenibilità con la situazione del mondo italiano e della sanità, ma sarebbe possibile mettere in relazione le strutture ospedaliere e le strutture pubbliche con il tema dell'innovazione per quanto riguarda i farmaci, per quanto riguarda le tecnologie, in modo tale da diminuire l'universalità o tenere condizioni di innovazione dentro quel processo. Terzo. Eugenio, un bel match. La prima cosa volevo fare, io credo che molto di questa situazione sia legata proprio anche alla persona. Sono d'accordo col professore quando diceva il discorso del pagamento dei medici. Tra l'altro Brianza, lo scandalo delle protesi era uno dei migliori ortopedici sulla piazza. Ma quando è avvenuto? Quando la scelta politica è stata quella di andare a ridurre i reparti di ortopedia di Giussano. Uno di quei medici, Manzini, dentro nello scandalo delle cose, non è solo quello, perché c'è fatto dare arti, però la domanda che volevo fare a tutte e due è questa. Volevo chiedere al professore, la
differenza se si riuscisse. Da anni stiamo facendo come sindacato le battaglie per la separazione o la distinzione tra previdenza e assistenza. E non ci siamo mai riusciti. E anche con gli incontri di quest'anno, questo aspetto non è stato fatto. Quale beneficio potrebbe venire? Discorso. Caro, vorrei capire bene, ente gestore, ente cogestore o erogatore? Spiego il perché. Io sono uno di quelli che probabilmente ne arriverà, ma perché mia moglie, arriverà la lettera. Io non farò la scelta di non, perché il mio medico della famiglia di base non ha fatto la scelta. Io non farò, io vorrò mantenere questo medico. Ma però, purtroppo, essendo portatore di defibrillatore per sveglia impiantato nel 2010 a San Raffaele, io dovrò scegliere, perché già comunque San Raffaele mi sta dando lui le indicazioni, le cose di controllo. No. Allora, dall'altro lato, la mia cooperativa è una cooperativa sociale, segue 750 portatori d'identità, perché è accreditata, gestisce 20 tra centri vari per disabili. In totale nella famiglia 750 persone, no? Le famiglie fanno più di 3.000-4.000 se pensiamo ai genitori, dice. Allora, mi sembra che sia stata contattata come ente erogatore, ma ecco, vorrei capire questa differenza. E poi l'ultima, il grosso problema, sono il pronto soccorso, oltre che alle liste d'attesa. Ragazzi, mia moglie, quando è caduto il 9 febbraio di quest'anno e ha lussato la spalla, ha aspettato al pronto soccorso di Desio 6 ore, pur dicendogli che era invalida totale al 100%. E siccome non avevo comunque la tessera, perché l'avevo lasciata a casa, 6 ore prima di mettere a posto la spalla. Altro caso, una persona ricoverata ha aspettato con molto dite 10 ore per poter essere accudita. Non gli avevano fatto neanche l'esame delle urine e del sangue. Chiudo. Vorrei iniziare questa volta con questo capito. Catania poneva il problema del danego nella decisione e secondo me ha posto un problema grosso che io però chiamo dell'equità. Quando noi abbiamo inventato i ticket, li avevamo chiamati ticket moderatori, nel senso che la loro funzione era quella di moderare i consumi eccessivi. No? Poi però il ticket è diventato, da moderatore, è diventato un cespite, cioè una fonte di finanziamento. Non è, io sono d'accordo a far partecipare alla spesa il cittadino, agendo un principio di proporzionalità, paghi in rapporto al reddito. Patrimonio. Vabbè, quello che dice lei, mi interessa il principio. No, ma mi interessa il principio, cioè voglio dire, attenzione però, che diventa una cosa ingiusta quando io pago per la sanità, perché io non è che non pago per la sanità, lo pago attraverso il fisco, ma pago sempre io. Cattaneo dice paghiamo anche un'altra cosa oltre a questo. Allora la mia preoccupazione è che accetto anche di pagare un'altra cosa, ma che sia equo e proporzionale. Perché se io pago 10 per la sanità e poi per cavoli tuoi mi metti 5, io alla fine pago 15. Quindi questo è un primo problema.
problema grosso, eh? Problema grosso. E io sulla proposta delle pensioni non la seguo, perché esistono tante pensioni al minimo, esistono tanti problemi, anzi il vero problema della riserva indiana sarà proprio questo, insomma, quindi però il primo c'è un problema di equità, di proporzionalità. Posso pagare un po' qua e un po' in un altro modo, l'importante è che non pago più di quello che devo pagare e che sia proporzionato. In genere il ticket in questi tempi ha avuto anche una funzione di responsabilizzazione del cittadino, però abbiamo avuto anche degli effetti paradossali legati al ticket. Pensate che alcune regioni, la battaglia che abbiamo fatto recentemente per l'abolizione del super ticket, che costa una decina di euro, non di più, insomma, non è una cifra, per chi ha pochi soldi è una cifra grande, però non è una cifra. Ma sapete perché l'abbiamo voluta fare? Perché alcune regioni, pensate cosa si sono inventati, hanno fatto un accordo con il privato. Allora, senti, se tu la radiografia me la metti meno del ticket, io ti mando i clienti. Cioè, se abbiamo messo i cittadini di fronte al dilemma, ma se il super ticket costa 10 euro e quello mi fa la visita a 8 euro, io vado a fare la visita privata. Hanno trovato questo come modo per drenare un po' di utenza pubblica. Poi, Catania, non dimentichi una cosa, non abbiamo più solo il problema del ticket ormai, perché voi siete in Lombardia, la dico io la cifra in ragione della quale la Lombardia tira avanti e che è legata alla mobilità sanitaria, che diceva lui. Voi vi beccate 500 milioni all'anno, e chi ve li dà è questo qua, cioè il Sud, che si porta dietro. Beh, mi risulta che tu sei del Sud. Lecce non sta a nord. Cosa succede con il problema dell'equità? Com'è possibile tollerare che mezza Italia non abbia il diritto di curarsi a casa propria e che per curarsi deve andare all'Iguarda e per curarsi deve togliere soldi alla propria regione? Cosa significa? Che lui che è di Lecce la possibilità di autocurarsi non ce l'avrà mai. E questa è equità. Poi non si dimentichi, Catania, che oltre al problema che dice lei, ci sono delle regioni che stanno in piano di rientro. In piano di rientro non è che hanno aumentato i ticket e basta. Per esempio la Campania, no? Paga il 75% in più del ticket della media nazionale. Ed è la regione che muore di più, che è curata di meno e che ha di meno. Fra i vostri clienti a nord avete molta gente che viene dalla Campania, no? E che si porta la sua quota capitale. Le regioni hanno imposto anche tasse locali oltre a questo. Alla fine mi piace l'idea di equità che pone lui, però bisogna farla bene, deve essere davvero equo. Cioè devo pagare secondo il fisco, devo partecipare alla spesa secondo quello che dice lui, ma alla fine devo anche eliminare tutte le sovrattasse che mi hanno messo a livello regionale perché io sono in piano di rientro. O la sfida dell'equità è di equità vera, oppure non la facciamo per niente, cioè ci limitiamo a poche cose. Allora, sul concetto che diceva Elia, sul rapporto tra sostenibilità e innovazione, sono completamente d'accordo. Anche perché con l'innovazione noi possiamo fare molte cose. Per esempio, quella che noi chiamiamo l'assistenza domiciliare, l'assistenza nel territorio, voi siete un po' digiuni di esperienza perché l'avete mollato, poi l'avete ripreso. Insomma, voglio dire, i tempi di Formigoni erano una sanità tutta ospedalocentrica. Cioè, il discorso del territorio non esisteva. E il discorso del territorio serve soprattutto a diminuire i costi dell'ospedalità. Perché noi abbiamo un parametro, noi esperti, che è calcolare tanti posti letto in rapporto agli abitanti. Il parametro è 4 posti letto in rapporto a 1000 abitanti. Questo è lo standard. Ma in un posto dove non ho territorio, dove non ho servizi territoriali, 4 posti letto non bastano mai. Basta, addirittura puoi arrivare a 3 posti letto se hai un grande territorio. Il territorio è funzione del contenimento della spesa.
Quindi noi possiamo fare attraverso l'information technology, attraverso un sacco di cose, tantissime cose. Le rammento, Elia, che ormai siamo una medicina, come dire, in simbiosi con la tecnologia. Ormai fa parte di noi. Cioè noi in Veneto hanno la ricetta elettronica, per esempio, per dire una stupidaggine, e quella è tecnologia, ma è una tecnologia che permette di risparmiare molto. Quindi credo che la sua idea di pensare, penso di aver capito così, di pensare anche a un discorso sull'innovazione tecnologica in funzione della sostenibilità sia abbastanza giusta. Infine, Eugenio, sulle liste d'attesa, innanzitutto sulla separazione previdenza e assistenza. È una battaglia che il sindacato dei pensionati sta facendo da una vita, senza vincerla però, perché il problema non è solo questo, sulla quale io sono d'accordo, ci sono anche altri, c'è un altro settore, soprattutto per gli anziani, che è fondamentale. Non abbiamo solo la sanità, ma abbiamo il socio sanitario, il famoso discorso dell'assistenza, no? Ai miei studenti, quando spiego il concetto di complessità, non gli dico, guardate, la vera complessità è quando un anziano ha tante malattie, è un malato cronico e vive solo, o vive in un posto dove ci sono servizi, o vive in un posto dove non c'è assistenza. Questa è la complessità vera, questo è un tipo di complessità che noi dobbiamo, anche perché sulla previdenza noi scarichiamo dei costi che con la previdenza c'entrano niente. Quindi la cosa che diceva lui vale anche a fare un po' di chiarezza tra le varie posti in gioco. Sulle liste d'attesa voglio solo fare un'osservazione, riprendendo le cose che diceva Carlo Borghetti. Allora, non giriamoci intorno, la lista d'attesa ormai è diventata un sistema di selezione vero e proprio, punto. Chi non ha i soldi resta in lista d'attesa, chi ha i soldi va da un'altra parte, e questo è un criterio di selezione del welfare che non è accettabile, chiaro? Le liste di attesa non sono, Eugenio, non sono negative in quanto tali, perché per governare una complessità le liste di attesa, se fatte bene e se gestite bene, servono, perché le liste di attesa ti permettono di dire: prima viene Piera perché c'ha la spalla rotta e poi viene lui che c'ha un taglietto, se usate bene. Diventano un problema perché lei ha parlato di una situazione di un pronto soccorso, 6 ore, 10 ore, perché quando io taglio i posti letto e riduco i reparti in ospedale, Piera gli ha detto bene che ha aspettato 6 ore, mia madre, nonostante io sia un esperto e conosco tutti, è stata 2 giorni in un pronto soccorso. Nella mia città, Roma, la mortalità nel pronto soccorso è raddoppiata. E per noi questo è un paradosso, perché nel pronto soccorso tu non devi morire, perché tu nel pronto soccorso entri e devi essere messo in un reparto. Devi morire al reparto semmai, ma non in un pronto soccorso. Perché? Perché abbiamo tagliato in maniera scriteriata, non abbiamo compensato col territorio, abbiamo scaricato sui medici di famiglia un carico di lavoro enorme, e chi ci rimette? La Piera, che ha il problema alla spalla e aspetta 6 ore o 10 ore o tanti altri. Quindi le liste d'attesa sono, come dire, un sintomo di un sistema che non funziona. Tu non puoi tagliare ad libitum, devi tagliare con un criterio. Insomma, io che ero un po' il padrone di casa, poi io avevo dei rimorsi perché non mandava di passare davanti a nessuno, di chiedere fuori, era sempre mia madre però, credetemi, insomma, non io. Però ho accettato di assistere mia madre per 2 giorni in un pronto soccorso, alla vigilia di Natale, quindi quando faceva freddo e tutto era pieno di anziani, perché quando fa freddo gli anziani prendono la salute in pedale, c'è poco da fare. E alla fine tutta la ricerca qual era? Trovare un posto letto in un ospedale che è l'ospedale più grosso d'Europa, ma è mai possibile che noi non riusciamo a trovare un posto letto a un povero disgraziato? Questa è la parola della lista d'attesa. Quindi la lista d'attesa si governa se si riconduce alle sue funzioni, se si rimettono a posto gli squilibri, quando parlavo di combustibilità con gli squilibri,
Non è possibile. Abbiamo tagliato 40.000 posti letto, ragazzi. Da qualche parte succede, cioè, abbiamo esagerato. Per carità, quelle che abbiamo tagliato erano anche in più, però devi compensare, se levi da una parte devi mettere dall'altra. Cioè per evitare la lista d'attesa devi avere un sistema che filtra la domanda. Quello che spetta al medico di famiglia va al medico di famiglia, quello che spetta alla specialista ambulatoriale va alla specialista. Finalmente quello che deve andare in ospedale va solo lui in ospedale, ma adesso in ospedale vanno tutti, perché non c'è altro. Ecco che diventa paradossale. Prego. Provo a rispondere alle tre domande in maniera sintetica. Cattaneo, con compartecipazione. Il nostro sistema prevede che i servizi sociosanitari abbiano una compartecipazione alla ETA, cioè servizi per minori, anziani e disabili, quindi le case di riposo, i centri di unidisabili, i centri socioeducativi, hanno una retta che viene in grande parte pagata anche dall'utente. Per quanto riguarda la sanità, la compartecipazione è relegata al pagamento del ticket. Il ticket che è nato, come si diceva, si parlava di ticket modérateur, no? Sul modello francese, in realtà è diventato un sistema di cofinanziamento della spesa. Io sono talmente d'accordo sul fatto che quel poco che c'è oggi, appunto, di cofinanziamento sulla spesa sanitaria vada anche parametrato sulle capacità reddituali e patrimoniali della persona, che sono il proponente di un ordine del giorno in Consiglio regionale della Lombardia, approvato all'unanimità, che prevedeva la revisione dei ticket lombardi per fasce di reddito e per mise. Peccato che 2 anni fa è stato approvato e ad oggi ancora non è stato fatto nulla. Perché in un mondo ideale in cui tutti pagassero le tasse, probabilmente alla fonte avremmo già una equità di compartecipazione. Ma siccome in questo paese abbiamo 110 miliardi di evasione fiscale all'anno, probabilmente non è giusto, per dirla con una battuta, che Asciura Maria, così non cito nessuno, paghi lo stesso del signor Berlusconi quando deve pagare il ticket, in un momento soprattutto in cui il paese è in un momento di grave crisi socio-economica. Quindi io sono a favore, teoricamente no, se non ci fosse l'evasione fiscale, ma purtroppo abbiamo certa gente che non paga, il sistema le risorse le deve recuperare, e allora se le deve recuperare in maniera equa. Peccato che siamo alla vigilia di una campagna elettorale e sicuramente, guardate, settimana prossima vi faccio una profezia, leggerete sul giornale che la regione Lombardia taglierà, perché ha messo da parte 60 milioni di euro, il ticket ai lombardi per il 2018, però questo non lo leggerete sui giornali, perché l'annuncio sarà 2018, Maroni taglia i ticket, finalmente l'ha promesso 5 anni fa con lo slogan ticket zero, lo attua alla vigilia della campagna elettorale perché ha trovato 60 milioni di euro, ma non è questo il modo di programmare e di governare. Comunque sulla compartecipazione anche in sanità per capacità rituale e patrimoniale io sono d'accordo, e a mio parere per esempio questo si potrebbe fare anche nelle rette delle case di riposo un po' di più. Oggi, ripeto, solo per fare per intenderci, Berlusconi e la Sciura Maria in casa di riposo pagano la stessa retta, anche se la casa di riposo riceve i soldi pubblici uguali, e oltretutto la casa di riposo riceve gli stessi soldi per la Sciura Maria e per Berlusconi dalla regione Lombardia. Vado velocemente. Innovazione e sanità. La telemedicina ci darebbe una possibilità enorme di risparmio e di miglioramento. Io sono convinto che si possono fare le cose meglio anche risparmiando soldi, e in questo la tecnologia ci aiuta tantissimo. Ma voi sapete chi è per esempio più avanti della Lombardia nell'applicazione della ricetta elettronica che ha citato il professore? La Sicilia è più avanti della Lombardia. Noi abbiamo una carrozzone che si chiama Lombardia Informatica, esatto, che rispetto a quello che la informatica potrebbe dare alla sanità lombarda è rimasta al paleolitico. La tessera sanitaria che abbiamo in tasca, che è stata fatta prima della tessera nazionale e quindi è stata, come dire, pare un merito, una nota di merito di Formigoni, in realtà è una tessera sanitaria che è costata più di 1 miliardo di euro e fino ad oggi serve solo per mettere il codice fiscale sulla ricetta in farmacia e per fare la scelta revoca del medico quando vai al CUP. Abbiamo speso 1 miliardo di euro in regione Lombardia per la tessera sanitaria. E adesso arriva la tessera sanitaria nazionale e quella che aveva fatto Formigoni qualche anno fa la dobbiamo lasciare da parte, e nel frattempo non è servita nulla, ma è costato 1 miliardo di
euro. Allora l'innovazione come se ci può aiutare anche nella facilitazione dell'accesso alle cure da parte dei cittadini? Peccato che anche sul fronte della spesa, fatemi dire, questa cosa che ho detto prima però è fondamentale, anche la virtuosa Lombardia potrebbe risparmiare molto 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 e non lo fa. Sapete che la Toscana è oltre l'80% di acquisti di beni e servizi in sanità attraverso gare centralizzate, la Lombardia è il 20%, sono 4 miliardi di euro all'anno, vi do delle cifre che non sono noccioline, 4 miliardi di euro all'anno sui 18 che costa la sanità lombarda, che vengono messi a gara centralizzata attraverso l'ARCA, l'Agenzia Regionale Centrale degli Acquisti, istituita da Formigoni, lasciata, come dire, nella sonnolenza. Adesso si incomincia per fare ad ARCA qualche acquisto centralizzato in più, ma siamo a 4, al 20% su 4 miliardi. È chiaro che ci sono, come dire, dei feudi per cui è interesse di alcuni ospedali, di alcuni aggregati, di poter fare le gare in proprio, perché è inutile che vi dico che cosa vuol dire questo. Nando Dalla Chiesa ci ricorda sempre che noi parliamo di corruzione, di mafia e di ruberie per i grandi appalti delle opere pubbliche, ma la grande torta dove tutta questa illegalità oggi trova spazio nel nostro paese è la sanità. Se ne parla troppo poco di questa cosa, ma non voglio aprire anche qua troppi, vi lascio delle pennellate per rispondere. Quindi innovazione è legata anche al tema dei controlli, l'innovazione e l'uso della, perché anche questo è un tema delicatissimo in Lombardia, quante cose si sarebbero potute scoprire prima se ci fosse stato l'incrocio dei dati, no? Ma non parlo soltanto di chi ha delle agevolazioni di cui non ha diritto, parlo per esempio appunto di come i DRG vengono ripagati da alcuni ospedali piuttosto che altri. Io dovrei sapere se c'è qualche anomalia nelle prestazioni che fa una struttura ospedaliera rispetto a un'altra. Basterebbe confrontare i dati, ma questo non si fa. Qui sui controlli si controlla, credo, siamo lì, il 4% delle cartelle. Se ci fosse stata la cartella elettronica, il fascicolo sociosanitario, il fascicolo sanitario elettronico, sarebbe automatico vedere se ci sono delle anomalie tra ospedale e ospedale, tra territorio e territorio. Ma il fascicolo elettronico è un'altra cosa di cui si parla da sempre, e la virtuosa Lombardia è ancora indietro, nonostante abbia una propria società in-house, partecipata al 100%, che dovrebbe fare solo quello. San Raffaele, devo scegliere erogatore, cogestore, eccetera. Esiste il gestore che ti fa tutto, addirittura prescrive e fa l'erogazione, esiste l'erogatore che si è accreditato con la Regione Lombardia solo per fare la prestazione che gli verrà chiesta dal gestore, ed esiste il cogestore che riguarda solo la figura del medico. Il medico che sottoscrive il piano assistenziale del gestore che tu sceglierai si chiama cogestore, ma tu non hai nessun obbligo di scegliere il gestore. Tu, ti do del tu perché ci conosciamo, tu hai detto io vado già in cura a San Raffaele, quindi dovrò scegliere San Raffaele come gestore. No, non sei obbligato, tu puoi andare avanti ancora, andare a fare, prendere il tuo servizio da San Raffaele senza sceglierlo come gestore, continuerai ad avere il tuo medico che ti segue, che ti fa l'impegnativa, e tu andrai a San Raffaele, oppure se vorrai andrai da San Raffaele, diventa il tuo gestore, a quel punto il tuo medico, tu mi hai detto che il tuo medico non ha diritto, non mette più becco in quello che San Raffaele ti dirà e ti farà fare, quindi a te la scelta, è una libera scelta. Sui pronto soccorso, la tua cooperativa, hai detto, è diventata erogatore, perché non è che l'hanno chiamata, è stata lei evidentemente ad accreditarsi presso la regione come erogatore, oppure fa parte di un gruppo, ecco, allora fa parte di un gruppo per cui è stata scelta, ma ha dovuto dire di sì lei, di fare l'erogatore. Ma perché? Perché il meccanismo che è scattato in Lombardia è: oddio, se io rimango fuori da questo sistema vuoi vedere che poi dopo non mi arrivano più soldi, non mi arrivano più pazienti. Quindi c'è stata la corsa da parte di tutti, non a caso siamo arrivati a 294 enti gestori e poi, non ve l'ho detto, a 1000 erotti enti erogatori, anche questi nella proporzione, ma è già gente che eroga, perché la sua cooperativa sta già erogando, solo che adesso erogherà in un meccanismo che è quello che avevo raccontato prima, che non è per nulla virtuoso, non per colpa loro. Sui pronto soccorsi dovete sapere che in Lombardia, penso che però siano cose che sono uguali nel resto del paese, l'85% degli accessi sono impropri, cioè sono codici bianchi. Codice bianco cosa vuol dire? Lo si paga, no? Perché paghi il codice bianco? Perché era una prestazione che non ti doveva fare il pronto soccorso. Ma perché uno va al pronto soccorso? Perché non ha un'alternativa. Alzi la mano qui dentro chi ha chiamato la guardia medica nell'ultimo mese di voi, o nell'ultimo anno, facciamo così.
Uno, due. La guardia medica, chi la conosce? No, più? Guardia medica, tutto no, la guardia medica, no, no. Esiste questa offerta che si chiama guardia medica. Quante strutture alternative al pronto soccorso abbiamo aperte il sabato e la domenica? Niente. Perché non si possono tenere aperti gli ambulatori anche dei medici il sabato, oppure gli ambulatori ospedalieri il sabato e la domenica? Impatta anche sulle liste d'attesa questa cosa. Per abbattere le liste d'attesa noi abbiamo fatto le proposte del giorno per dire. Quattro cose molto semplici. Allungare gli orari di apertura degli ambulatori e delle degli specialisti che visitano dentro l'ospedale. Ma questo impatta poi dopo col sindacato e con la resistenza del personale. E però bisogna provarci. Intelligenza organizzativa, mi piace tantissimo. La userò questa persona. Intelligenza organizzativa. E del Papa, io la copio, grazie che ce l'hai fatta, che ce l'hai fatta conoscere. Intelligenza organizzativa. Quindi, primo, per abbattere le liste d'attesa, tenere aperto di più, nel pubblico parlo, orari, telefonatori e di attività dei medici, come fa il privato per il resto. Numero due, intramenia. Cos'è l'intramenia? È quella cosa per cui ti dicono, guardi quando vai all'ospedale, se la vuoi fare col pubblico, la puoi fare sempre dentro l'ospedale pubblico, con lo stesso specialista, se paghi, perché anche dentro l'ospedale ci sono due canali. Allora, si può consentire l'intramegna nella misura in cui però mi abbatti la lista d'attesa. Vedrete che qualche cosa migliora. È stato fatto in Emilia Romagna. Io a te, dottore specialista, ti faccio fare la visita come intramegna, quindi che ti porta soldi in tasca a te, è una percentuale all'ospedale, tanto tempo quanto tu sei stato bravo a raggiungere degli obiettivi di abbattimento delle liste della parte pubblica. Quindi proposta numero due. Proposta numero tre, mettere insieme le agende dei privati e dei pubblici. Cioè, forse voi non lo sapete, ma quando chiamate il numero verde della Regione Lombardia per prenotare un esame, vi propongono solo l'offerta pubblica, perché il privato, che pure è convenzionato, quindi prende soldi dei cittadini lombardi, non condivide col sistema di governance delle liste d'attesa le proprie visite e i propri esami, si rigestisce lui. E questo vorrebbe dire razionalizzare l'offerta, governare l'offerta. Adesso il pubblico ti dice, guardi che però su questa prestazione può andare anche dal privato. Però non è un governo vero. Io, siccome la mia opinione è questa, siccome sono soldi che il privato prende soldi nostri, sono io che devo governare, sono un po' centralista, sono un po' comunista in questa cosa, perché devo lasciare al privato di gestirsi quel sistema che dice lei, che è la risposta che ci ha dato la regione. Io lo trovo persino una beffa, cioè ti dicono, ma no, adesso il numero verde ti dirà il privato da cui puoi andare. Ma io non sto chiedendo di sapere da quale privato andare, io sto dicendo che la regione deve governare e deve fare l'incrocio della domanda e dell'offerta in maniera ottimale. È ben diverso, no? È ben diverso. Mi fa comodo che poi ci sia il centralino della regione che mi dice qual è il privato da cui posso andare, ma non è quello che mi ha chiesto noi. Mettere insieme l'agenda del pubblico e del privato vuol dire ottimizzare. Incrocio tra la domanda e l'offerta, ma il privato non vuole evidentemente. E l'ultima cosa da fare sulla lista d'attesa, c'è più del 5%, si arriva a punte del 10% di noi cittadini che prenota l'esame e poi non va a prendere la prestazione, perché nel frattempo ha trovato qualcun altro che glielo fa prima e non gli sdetti. È scorretto, colpa nostra, una volta tanto c'è una responsabilità anche dei cittadini, andrebbe fatto pagare il ticket, in Lombardia questo ticket non lo paghi, quindi se a me è successo, l'ho fatto involontariamente, ho prenotato un esame per mia moglie, non l'ho disdettato, mi sono ricordato dopo, non ho pagato nulla, quindi è anche un comportamento, questo c'è dal 5 al 10% di prestazioni che non vengono erogate, quindi che quel giorno lì la struttura, il medico si trova un buco che è tempo perso, che potrebbe accorciare un pochettino i tempi d'attesa di quel giorno, dal 5 al 10%. Quindi si potrebbero fare delle cose, ma siccome il vizio di forma è che pubblico e privato non sono esattamente tenuti agli stessi diritti, agli stessi doveri in questa regione, alla fine è me, chi ci va di mezzo, il sistema pubblico e quindi il cittadino. Quindi pronto soccorso l'ho detto, il relatore l'ho detto, credo di aver risposto alle tre osservazioni che sono arrivate. Grazie Carlo, facciamo un'ulteriore terzina, c'era il signore già prenotato, poi Andrea e poi siete invece alzato la mano in tre. Guardate, siete in tre ad aver alzato la mano entrambi. Cominciamo con il signore che si era prenotato già da prima. Sappiamo qualcosa della sanità, ho fatto. Si chiama disparità. Della sanità, io ho cercato adesso qualcosa e sento dei cittadini consolati ma coscienti. Sapete
sanità che, ma il settore della sanità doveva curare il cittadino e dove nel 78 quello che non era stato fatto prima, che era forse una carenza, era quello della prevenzione. La famosa legge del 78 metteva la prevenzione, cosa che qui adesso diventa una parola rara. E che cosa è andato meglio? La legge sulla sanità, in effetti, non è stata mai applicata come la Costituzione, si mette sempre in discussione, ma non è mai applicata la Costituzione. La legge sanitaria è lo stesso, non è mai stata applicata e si mette in discussione. A mio parere la sanità dovrebbe essere nazionale e non regionale. Perché quando si distinguono vari punti, la cura lombarda, la cura veneta, la cura toscana, diventa antipatico. Cioè il cittadino nuovo, la persona, è uguale in Toscana, dovrebbe essere uguale in Toscana, dovrebbe essere uguale qui in Lombardia. E in Lombardia si dice che la sanità è di eccellenza più che in altri posti. Cioè, io sono, non sono lombardo, diciamo, sono lombardo di adozione, ma pochi anni. La Lombardia, già dal 600, quando c'era il Lazzaretti, la solidarietà era sentita di più che in altre regioni. La Lombardia ha fatto scuola. Nella legge Mariotti che indicava, la legge Mariotti venivano distinti qual era il compito degli ospedali. E questo c'era già un vincolo, che oggi non esiste. Questa sanità che vi è passata per funzionare, non è giusta. Quindi in Lombardia si è trovato un patrimonio di solidarietà e di coscienza professionale, ma effettivamente la sanità sta peggiorando, non migliorando. In regione Lombardia, così come era il carro che trainava, oggi dovrebbe essere super eccellente, ma non quello. Oggi la regione Lombardia sta spostando risorse economiche verso il pubblico, la pubblica e privata, ma italiana hanno pagato i costi elettrici, poi nazionale purtroppo l'hanno fatto i partiti, purtroppo hanno fatto i partiti di sinistra, hanno legiferato la raccomandazione, con la legge 165, è stata legiferata la raccomandazione, cioè ti scrivono che tu sei bravo a fare il direttore in un posto, benissimo, scrivo sulla delibera che tu hai le capacità tecniche e allora tu puoi fare e superi anche il concorso. Quindi questa è fatta dalla legge Rosellini. Quindi purtroppo le destre hanno pensato, poi le sinistre hanno attuato. E poi ce la mettiamo che le sinistre non vengono votate. Questo. Quindi la regione Lombardia si è trovata in qualche modo. Ed è per questo che fortunato. E Maroni purtroppo la sta distruggendo perché con l'accreditamento è la prima botta che è stata data la sanità lombarda, accreditamento pensato dalla Bocconi, perché gli specialisti, cioè oggi tutti coloro che sono direttori, direttore generale, devono fare un corso obbligatorio alla Bocconi, obbligatorio. Quindi loro gli insegnano cosa deve fare. Quindi c'è una scuola ben precisa di mercato, Quindi è quello che dico, noi cittadini cosa possiamo fare? Oggi si va in pensione, non viene più sostituito in Messico. Quindi hai voglia di fare ministeri a pezzi, hai voglia di fare, purtroppo avere dei buoni proponimenti, ma se non c'è il medico che manca i medici, ma che lista di attesa vuoi completare? Non la puoi fare, deve assumere. In Lombardia la spesa sanitaria, e poi vorrei dire, le regioni Lombardia hanno tolto le province, dovrebbero abolire le regioni, non le province. Le regioni si sostengono sull'80% sulla cura sanitaria. Poi il 20% sono altre materie, quindi potrebbe essere abolito, cioè il 20%. Hanno cambiato tutto il sistema.
corretta dal popolo in parte, e oggi invece abbiamo una struttura sanitaria che azienda che è, e lo so, è lui, purtroppo essendo stato nella direzione del Politecnico di Milano, conosco tutte gli strafaccioni che sono stati fatti, e purtroppo ho fatto anche io l'accreditamento. Io personalmente ho fatto l'accreditamento alla regione Lombardia, ho fatto io con l'etica, non come pensatore, ho fatto io con l'etica, e sono tutto quello che è stato fatto, l'ho fatto io. Io sono andato in tutti gli istituti, conosco tutti gli istituti, tutti gli anni, li conosco tutti, ho fatto le verifiche, pertanto so che qui di eccellenza c'è, ma c'è perché i medici sono coscienti, guarda, i medici sono coscienti, mentre tutti gli altri abbiamo con i DRG, i polmoni, e avere un nocciolino o qualcosa di ricerca. Sono costretto però a interrompere perché devo far parlare. Grazie per l'intervento. Comunque quello che dico è che noi siamo coscienti, Andrea, alla fine il problema diventa politico. Ok, Andrea. Io vorrei cogliere l'occasione che abbiamo stamattina con i nostri interlocutori per fare una domanda di senso corso. Cioè, anche il cittadino italiano che dal punto di vista dei servizi sanitari è contento di essere nato qua rispetto, per esempio, agli Stati Uniti d'America, premesso questo, mi risulta difficoltoso da comprendere che un tema così importante, così pregnante come quello della salute, sia, come dire, affrontato con il cono visuale preponderante del criterio di cassa. Ora, se noi andiamo a, come dire, a cogliere lo spirito dell'articolo 34, si dice che la Repubblica vede la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Poi risulta strano che questo diritto così fondamentale, io direi anche precedente all'articolo 1, se vogliamo, per avere diritto a essere cittadino italiano, da applicare, ad avere un lavoro in Italia, per avere le sue facoltà psicofisiche integrali, per poter usufruire di tutti i diritti che dalla consociazione del popolo italiano deriva. E allora il criterio di cassa, secondo me, non è l'orientamento più efficace. Del resto, su altre materie, si demanda la fiscalità generale, no? La copertura di eventuali buchi di bilancio. Prendiamo il caso dei trasporti, no? Il caso dei trasporti, non è un biglietto, non è come un biglietto di stamattina più coperto, il trasporto pubblico locale, no? Si andrà ad attingere la fiscalità generale perché lo si considera strategico. Allora, la domanda è questa. Cioè, qual è il livello di strategia politica che i politici, ma anche non solo loro, chi supporta, per esempio, le scelte politiche, e poi il cittadino, a questo punto la domanda, cioè stabilisce rispetto ai temi che hanno a che vedere con la sanità. Perché il ragionamento è lo stesso che si può fare con gli ambiti, i trasporti, la scuola. Questo mi sembra un bene primario, non può essere. Insomma, fino a che punto la sanità può diventare in una società di mercato un bene di mercato? Cioè, c'è una soglia massima di accettabilità per gli specialisti, per i nostri rappresentanti, ma anche per i cittadini? Secondo me questa soglia c'è, e dipende dal livello di strategicità che noi diamo a questo valore costituzionalmente tutelato. Io credo che l'abbiamo anche un po' superato, perché noi sentiamo queste parole che sono bellissime, la compartecipazione. Mi ha messo a mercato, cioè se poi io devo pagare l'entramento, l'abbiamo messo a mercato, se devo andare a pagare un servizio privato, l'abbiamo messo a mercato, diciamolo chiaramente come stanno le cose, no? Allora io dico fino a che punto dobbiamo andare in quella direzione. Poi le eccellenze noi ce le abbiamo, concludo, io so che all'inizio si dice prendiamo dal privato quello più buono c'è nella visione aziendale, cioè, ambiente questa fase, ci sono eccellenze anche nel pubblico, non è così che si approccia, io credo, questo tema. Poi ce ne accorgiamo tutti quando siamo utenti, persino lei con sua mamma, persino io.
esempio, persino io con mia mamma, no? Quando andiamo a usufruire di questi servizi, è lì che noi ci accorgiamo, Vi concludo, non significa che lo strumento ce l'abbiamo in mano, lo dico quindi non ci consente, noi ci teniamo a queste cose politiche, e lo strumento che abbiamo in mano è quello del voto. Sì, in una società di mercato, ma sa che io con Ghetti non faccio fatica a vedere nelle scelte, certe volte, delle compagini di sinistra, molta differenza con scelte fatte da altre compagini antagoniste, se vuole che nella vita. A cosa serve il nostro mondo se poi quando sua madre o mia madre andiamo là e ci troviamo di fronte a quelle condizioni lì? E quindi c'è un problema di fondo, secondo me, che è la strategicità di questo bene tutelato costituzionalmente che non può, a mio parere, essere messo in cura sul mercato. Io vi chiedo fino a che punto dobbiamo, qual è il vostro punto di vista, cioè qual è la soglia di non accettabilità, a mio parere già superata. Si identifica di Tanuola che nel corso del 60 si cercava di incentivare decisivamente che si riunissero. C'è stato un aumento, perché vedo che forse sono individualisti e mancano di uno nel proprio studio, più che altro per avere non due ore o tre ore per cinque giorni, cioè, perché non vanno a fare le visite, se c'è proprio fuori voto, sabato o domenica. Sono chiusi, per cui va tutti a pronto soccorso. Per cui questo, per quanto riguarda invece i controlli di etiche, una volta sui giornali si legge ogni tanto che fanno delle estrazioni periodiche di controllo, poi non so se le fanno solo in certi casi, nei diversi giornali. Per quanto riguarda la riforma, io sono scienziato, quando nel 78 le mutue c'erano, tranne quello che era proprio disoccupato, l'assistenza un po' con la mutua, tutto. Io ho fatto un periodo che ero nel commercio, diciamo, avevo la mutua, avevo l'ospedale, la specialistica e pagavo la generica. Per cui le mutue c'erano. Nel 78 si è guardato l'Inghilterra che, diciamo, si è imposto questo tipo di mutua. Per cui alla fine da operaio ad agnelli avevano tutti la voce. C'era bisogno, secondo me si doveva andare un po' più in cambio, perché poi i politici, come qualcuno ha detto prima, si fecero a Milano le zone, eccetera. E si fa quella lotta con i medici. I medici dopo l'azione c'è la reazione. Ecco, non si è coinvolto secondo me sufficienza i medici, i sistemi sanitari, per cui dopo si chiama, mi scusi, si chiama Leonelli. Beh, risponderei alla, farei la terzina, poi eventualmente vediamo se vogliamo fare la quartina. Facciamo la quartina allora. No, io direi chiudiamo. Allora, se riuscite a fare un'altra domanda, sì. Scusate la domanda assurda forse per la risposta. Io circolando per la prevenzione di mal di collo, anoressia, obesità e alcolismo. Come assolutamente domando, non si può prevedere in qualche modo, visto che i comunicatori di massa sono così potenti, tanto da svilupparci soprattutto per l'anoressia, se non è. Seconda domanda, farmaci generici. Io personalmente, prendo il Fosalax, non ho mai capito, se non grazie a un giovane farmacista, ho saputo che il farmaco Fosalax è diventato generico, quindi l'ho riscelto abbassando il prezzo. Ho fatto però, dopo aver avuto questa informazione, ho fatto il sondaggio qui in Piazza Duomo e alla stazione centrale, nessuno sapeva, domando, come mai. Poi, l'ultima domanda retorica, come possiamo svegliarci, visto che dormiamo davanti a 800 canali televisivi, per muovere la massa che chieda una sanità migliore? Il medico oggi, il medico di famiglia, è un partita IVA.
bisogna dare autorità e autorevolezza, perché se no non funziona. Bisogna che se uno decide di dare delle regole, bisogna che un figlio fa il merito, bisogna anche che anche risponde in modo positivo. In Francia mia cognata si è fatta male e a Guardia Boulogne mi hanno detto si trovi un medico di famiglia, perché noi dobbiamo per prassi avere un riferimento. Cioè in ospedale in tutto il mondo, quando uno viene ricoverato, la prima roba che fa parla con il medico di famiglia. Qui non si usa, non solo, non ci sono neanche i rapporti, questo è il problema. Primo. Secondo, il sistema informatico funziona un giorno sì e due giorni no. Il medico, e io li conosco tanti, sono tutti innervositi perché i pazienti sotto il ambulatorio si incazzano e il SIS non funziona. Ora bisogna prima di tutto che la Lombardia si metta in testa di far funzionare il sistema informatico, perché se no non è tutta via e si perdono il tempo. Terzo, il pronto soccorso. Tante volte basterebbe chiedere, ma lei ha parlato con il suo medico? E la visita si riduce rapidamente. Invece no. Io conosco delle persone che va di moda di essere al CPS, il CPS sabato e domenica non funziona, sono tutti il pronto soccorso. Una delle prime cose che io guarderei in Lombardia è il CPS, punto. Grazie. Era e chiudiamo. E subito mi sono detta che in pratica non la trovavo, non ci parlavo perché è più sicura a pezzi di una persona, perché poi se succede qualcosa non si capisce se è più sicura di un medico o se è e qui quindi il mio presente il mio medico e poi magari sono così. Perché adesso secondo me non c'è stato più dato, perché qualcuno mi ha detto che non ha trovato nella tabella della posta la pubblicità di qualcuno privato per le adolescenti. Siccome la trovo una cosa che secondo me non durerà molto, quindi siccome siamo inizia da gennaio cominciano ad arrivare le lettere, quindi controllare per qualche mese, nel frattempo ci sono le elezioni. Quindi voglio dire, come è possibile, messo in moto una cosa di questo genere, come è possibile se non funziona buttare per aria? Fino a che punto possiamo immaginare che questa deriva, che siamo d'accordo nel chiamarla deriva, possiamo permetterla, possiamo accettarla. Io personalmente nella mia attività quotidiana lavoro perché non si vada oltre quello che abbiamo già raggiunto, è già troppo. Per esempio, quando c'è stata la riforma del 2015 e si è detto che, non abbiamo parlato prima, i nuovi presidi territoriali, i nuovi presidi ospedalieri, i POT, i PREST, potevano anche essere di natura privata, noi abbiamo detto ma che bisogno c'è di dare un'altra offerta privata oltre a quella esistente della Regione Lombardia? Ci siamo opposti, non avevamo i numeri, per quello abbiamo detto il voto, perché io mi sento tutti i giorni impotente in quel luogo nella possibilità di vedere approvate alcune nostre proposte che vogliono fermare questa deriva. E vedo che questa deriva continua in questa, parlo della regione, che parlo della cosa che conosco di più, vedo questa cosa qua. Per me l'abbiamo già oltrepassato il segno, io sono d'accordo, non sarei passato al sistema degli enti gestori, come ho detto prima, avrei detto cosa avremmo fatto, avremmo lavorato con i medici, avremmo ridato autorevolezza e risorse ai medici, come hanno fatto altre regioni, per evitare di creare una figura nuova all'ente gestore che ci porta a tutta la contraddizione che abbiamo detto prima. E peraltro che cosa possiamo fare? Abbiamo anche denunciato questa cosa, che un cambio così radicale del sistema, fatto nel momento in cui la regione va a cambiare l'amministrazione, a parte l'inopportunità politica, significa anche che per un certo periodo la regione rimarrà per forza di cose senza guida, perché il passaggio elettorale poi è una discontinuità del governo della regione, e questo significa che proprio nel momento in cui bisognerebbe avere le mani sul volante, la Regione Lombardia, probabilmente non so chi
chi governerà questo passaggio degli enti gestori, tutto questo fenomeno delle lettere, delle adesioni e della protesta dei medici che sta montando. Quindi, e dobbiamo far crescere la consapevolezza, parlarne, farla conoscere, e che si fa anche nel piccolo, non per sminuire la quantità di persone che ci sono oggi, ma si fa anche nel piccolo di riunioni in cui si è in 50 persone. Noi lo stiamo facendo per quanto ci è possibile con tutti i mezzi di comunicazione che oggi abbiamo, per fortuna non siamo soli, ecco. C'è da far crescere una consapevolezza dentro alle nostre comunità di dove sta ulteriormente andando questa sanità lombarda. Allora, cosa mi sono segnato? Sulla prevenzione, lei ha citato alcune cose che riguardano problemi molto evidenti, fragilità nuove che stanno anche peggiorando dentro la nostra società. Ma quando si parla di prevenzione, io credo, ma qui il professore può essere molto più preciso di me, parliamo di uno spettro amplissimo, totale, cioè la prevenzione si fa su tutti i fattori di rischio che la nostra condizione di vita e di condizione di età e personale impone. Cioè, non si deve fare solo la prevenzione rispetto ai fenomeni che sono oggi più preoccupanti, magari anche più nuovi, no? Ci sono anche nuove fragilità di cui non si parla mai, che stanno più, si parla poco, che stanno in un campo a metà tra sociale e sociosanitario. Penso al gioco d'azzardo patologico, penso alle nuove povertà di chi si trova in un nucleo familiare monoparentale, per cui non può avere una condizione di vita normale. Sono condizioni che sono il presupposto poi dell'arrivare di una patologia, di una fragilità. Penso a tutto il tema della salute mentale. Ciascuno di questi merita un suo focus, ma quando parlo di prevenzione parlo di qualcosa d'ampio spettro che dovrebbe rientrare nei programmi di questa regione. Questa regione ha finito di programmare, sapete che è stata fatta la riforma della sanità, ma il piano sociosanitario regionale, che è triennale e che dovrebbe dare l'indirizzo, le linee di sviluppo della sanità lombarda, è scaduto da 3 anni e nessuno pensa a rinnovarlo. Si è fatta una riforma e non si è rifatta la riforma delle scatole, dico io. Prima giustamente tu dicevi si è cambiata la governance, ma non si è guardato dentro i contenuti. Qual è l'obiettivo della sanità lombarda per il 2018? Puntiamo veramente sulla prevenzione? Puntiamo su cronici, ma con quale aspettativa, con quali risultati? Quindi è veramente un andare che a noi sembra più legato a singoli interessi di parte che non a una visione di bene comune al quale ci dobbiamo sempre più frequentemente richiamare, evitando di pensare che sia uno slogan del passato. Noi dovremmo rispolverare un po' questo concetto del bene comune, che forse è un altro modo di parlare di quella compossibilità di cui si diceva prima. Mi piaceva questa cosa della compossibilità. Potrei tradurla con un linguaggio che a noi è più familiare, quel linguaggio con l'espressione del bene comune. E non so, qui si parla, cosa possiamo fare? Quello che vi dicevo, aumentare la consapevolezza. Certo, un po' banale da parte mia ricordarci quando andiamo al voto, però se volete, forse perché io ci sono dentro, è una risposta che mi viene spontanea quando sento tanti lombardi che dicono sì, ma non se ne può più di queste scelte. Sì, però l'ultima volta che abbiamo avuto occasione, purtroppo il consenso elettorale ha ripremiato queste persone che stanno portando avanti questa strategia, riconoscendo tutti i difetti anche di chi sta dall'altra parte, persino del governo nazionale. Io ci tengo molto a dire questa cosa, tutta la politica dei bonus riguarda anche il governo nazionale, è una politica che disfa i servizi, lì. Quello è un errore che sta facendo anche il centro-sinistra là dove governa. Non è che la mancanza di risorse ci deve spingere allora a centellinare e indirizzarli in quel modo lì, che è la negazione del sostegno ai servizi. E su sì, si è stato detto, attiene adesso, a quest'ora non si può entrare troppo in dettagli. Il sistema informativo sanitario, sociosanitario di Regione Lombardia, è fondamentale oggi per far funzionare gli ospedali e per far in generale far funzionare il sistema sanitario. Ebbene, sappiate che per esempio anche sul SIS gli ospedali privati non hanno gli obblighi che ha il pubblico di comunicare i dati a Regione Lombardia, ma non può essere, ma sono tantissimi i campi in cui bisognerebbe cambiare. E tante volte il cambiamento è possibile soltanto
davvero cambiando la strategia organizzativa e l'indirizzo delle risorse, perché le risorse ci sono anche, vorrei chiudere con questa cosa, il problema è che tante volte si indirizzano male e sono sprecate. Quando in regione abbiamo provato a fare delle ricerche valutative, si chiamano, sull'efficacia, l'efficienza di molte misure, tutte le volte abbiamo scoperto che o erano indirizzati verso i destinatari sbagliati le misure, oppure erano state sprecate, oppure erano state usate in maniera non equa. Insomma, c'è un campo amplissimo di recupero di risorse, di quelle che già abbiamo in mano, per indirizzare meglio e dare risposte migliori. Anche questa è una consapevolezza che ci manca anche dal punto di vista della coscienza civile, cioè di quanto si butta via anche nell'efficiente Lombardia. Bisognerebbe fare quello che fanno un po' di più nel mondo anglosassone, valutare le politiche, valutare dopo un po' di tempo, fare una valutazione scientifica di cosa funziona e non funziona. E credo che questo potrebbe riavvicinare anche i cittadini alla politica, far vedere che i politici, che gli amministratori, che chi governa ha la capacità critica di dire questo non ha funzionato, lo devo cambiare, farebbe ritornare un pochettino più di quella fiducia necessaria verso il sistema politico istituzionale, perché al di fuori del sistema politico istituzionale io non so chi altri potrebbe dare le risposte alla nostra cittadinanza. Quindi ecco, questa è anche un'altra consapevolezza, ma qui apriamo un altro capitolo molto vasto su cui lavorare, quello della coscienza civica e della capacità della politica e delle istituzioni di riconoscere i propri errori. Ma la cosa che mi ha colpito dei vostri interventi è una specie di filo rosso che più o meno mi è parso di capire così. Ma come, le cose sono così drammatiche, che facciamo? Quasi un sentimento di impotenza, no? Il che mi ha fatto riflettere, perché adesso siamo in campagna elettorale. Se voi andate a vedere le priorità indicate nei programmi elettorali, la sanità non c'è. La sanità non è un'agenda politica, infatti. E questa roba, ragazzi, ci deve far riflettere, perché non regge. Allora, già sarebbe tanto che Borghetti si adoperasse dal suo canto a far sì che la sanità sia un'agenda politica. Borghetti, Cavicchi e gli altri. Nei talk show si parla sempre della stessa roba in televisione, sempre, ma non si parla mai del dramma della sanità. Cioè il dramma della sanità non è visto come un dramma. Solo quando è la mala sanità. Ma che, voglio dire, la grande tragedia che stiamo consumando è quella di rinunciare, quando valichiamo la soglia invalicabile che diceva Andrea, noi l'abbiamo già valicata altrove, di questo non si parla. Allora, la prima questione, mettere la sanità pubblica, la sanità dei diritti, nell'agenda politica. Qualche mese fa io ho fatto una campagna, ho scritto molti articoli per lanciare l'allarme su questa cosa. Le risposte che ho avuto dalle forze politiche che interpellavo anche a livello personale sono state poche. Il che vuol dire, siccome io mi iscrivo in un'area di pensiero di sinistra, che l'area di pensiero di sinistra non è attenta a questa roba, mi dispiace moltissimo. Quindi voglio dire, diciamoci queste cose, qualche modo, prima di tutto. E tutto, c'è un equivoco, tutto questo. E l'equivoco rimane sempre il rapporto problematico tra sviluppo economico e salute. E l'equivoco sta in questo: siccome siamo in una crisi, siccome abbiamo la disoccupazione giovanile, siccome abbiamo questo, dobbiamo dare la priorità a tutto questo e il resto viene dopo. È una stupidaggine dal punto di vista politico e strategico. Prima di tutto è una stupidaggine perché si discrimina un settore ritenuto teoricamente economico da uno ritenuto teoricamente diseconomico, perché non è accettabile. Quindi ci sono delle robe che vanno modificate. Questa... Però volevo anche dire a Barilla e ad Andrea che oggi questa cosa piccola che abbiamo fatto, cioè, è avvenuto qualcosa, c'è stato un atto significativo, perché insomma non è che a me mi chiamano tutti i giorni, perché sono anche un rompiscatole in genere, cioè
hanno chiamato qualcuno ad esprimere un pensiero, che è un pensiero che generalmente rispetto al senso comune va controcorrente. Secondo me questo è un atto importante, perché lo dobbiamo... Cioè nel senso che questa gente qui vi ha invitati perché ritiene di dover investire su di voi e per investire su di voi ritiene di sentire il pensiero di altri. Secondo me questo non è un fatto da sottovalutare, è un modo... Se noi lo amplificassimo probabilmente ci sentiremmo meno frustrati. Voglio recuperare una cosa che Mario che è andato via però. Lui diceva una cosa che io condivido molto, dice non possiamo più andare avanti solo con i diritti. Dobbiamo metterci in testa che abbiamo dei doveri. E ha ragione, da tempo io rimugino nella mia testa, ne parlavamo prima, un'idea di deontologia sociale, cioè un'idea di doveri, perché adesso chi non si attiene ai doveri di salute costa e scarica sugli altri, quindi qualcosa insomma ci dobbiamo inventare. E di doveri sui cittadini da scrivere nel rapporto alla salute ce ne sono molti. Attenzione però, non è che se scriviamo la deontologia sociale, cioè ci occupiamo dei doveri, scarichiamo i soggetti politici delle loro responsabilità. Diciamo solo che la partita va fatta su due terreni e noi come cittadini siamo pronti a farla, ma non che chi ha governato e chi ha deciso fino adesso leggi di bilancio non hanno responsabilità. Ecco, è un modo diverso di affrontare la questione. Avete parlato molto di prevenzione. Ecco, c'è un paradosso. La prevenzione, cara signora, è al centro di tutte le nostre leggi sanitarie. Cioè questo obiettivo è, come dire, proprio strategico. In tutte le leggi di riforma, in tutte le cose, c'è questa roba della salute, della prevenzione. Ma è molto evocata, ma molto poco praticata. Noi spendiamo meno del 4% di euro. È un'assurdità. Ora, fare prevenzione non è proprio facilissimo. Allora, innanzitutto io per prevenzione intendo un metodo, per strategia sulla salute intendo un'altra cosa, una strategia, cioè il metodo è al servizio della strategia. Per esempio, le dico una stupidaggine che abbiamo fatto noi, area di sinistra, e che spero si corregga. A un certo punto noi abbiamo istituito, incalzati dalla grande contraddizione ambientalista, il Ministero dell'Ambiente, giustissimo, ma vi sembra giusto che il Ministero dell'Ambiente sia separato dal Ministero della Salute? No. A partire dal fatto che tutte le malattie che noi abbiamo sono di origine ambientale? Cioè, vi sembra giusto che voi avete un'agenzia per l'ambiente da una parte e il Dipartimento di Prevenzione dall'altra? Ecco, già questa sarebbe una correzione da fare. Cioè, riscostruire una strategia di salute all'interno della quale vedere i vari metodi, i vari approcci che non ci siano. In questa strategia c'è l'obesità, l'America sta spendendo un sacco di soldi per sensibilizzare gli americani contro l'obesità. Noi abbiamo i bambini obesi, la percentuale dei bambini è più alta, ha ragione, l'alcolismo, ci sono molte cose. Io so solo che mi pare che in Inghilterra hanno fatto un accordo, una stupidaggine ma mica tanto, perché poi quando noi parliamo di salute noi dobbiamo entrare nella logica epidemiologica, cioè non dobbiamo pensare alla salute dell'individuo, dobbiamo pensare con la logica della salute della popolazione. Hanno fatto un accordo con l'industria alimentare in Inghilterra, semplicemente riducendo un po' la presenza del sale nei cibi surgelati o preparati. Nel breve, medio periodo c'è stato un abbassamento di tutte le malattie legate al sale. La stupidaggine, però, è una misura di prevenzione collettiva che dà risultati. Perché ci sono persone che evidentemente... Cioè la prevenzione è una cosa seria. Io sono d'accordo con Borghetti, è una priorità. Cioè, alla domanda, professore, mi dice cosa farebbe lei per rendere sostenibile il sistema? Abbassare. Prima grande priorità. E si può fare in tanti modi, però bisogna crederci. E per fare prevenzione
non bisogna pensare di aggirare voi, il cittadino, la comunità. La vera prevenzione la fai nella comunità. Ecco perché accanto al diritto alla salute ci vuole il dovere alla salute. Educare al dovere alla salute, educare all'obbligo morale. L'obbligo morale è una roba che non imponi con la coercizione, imponi con la formazione, con l'informazione, con la sensibilizzazione. Io sono stato molto polemico sulla legge dei vaccini. Premetto che io sono ovviamente d'accordo per i vaccini, ci mancherebbe altro. Però dicevo, e continuo a credere, che in una complessità sociale alta come la nostra, gli obblighi funzionano poco, funzionano molto di più gli approcci educativi, formativi, di sensibilizzazione della coscienza. Cioè un giovane genitore deve essere lui il primo a sentire l'obbligo morale di vaccinare suo figlio, non che glielo impone lo Stato, capito? Questa è la differenza, quindi ci sono... Poi per chiudere, riprendo la questione che diceva Andrea sulla soglia inaccettabile da non valicare. Allora Andrea, è avvenuta una cosa della quale dobbiamo essere consapevoli. L'articolo 32, che per me è come è sacro, è un articolo che non descrive più un diritto alla salute assoluto, dogmatico. Ormai la Cassazione ha detto che è un diritto relativo, ed è un diritto relativo, relativo alle disponibilità delle risorse che tu hai. Questo a me dispiace molto, avrei preferito che fosse assoluto, nel senso che avrei potuto dire la soglia è semplice, tira una bella riga, quando tu non ledi i diritti puoi fare quello che ti pare, ma nel momento in cui ledi il diritto non ci stai più. Oggi questo è molto più difficile, c'è un pronunciamento della sentenza della Cassazione da 10 giorni, che dice che questo è. Però questo non vuol dire che non c'è il diritto. Ecco, allora noi abbiamo un cambiamento paradigmatico quasi. Una volta, c'è Barillà che è medico, lo sa? Barillaro? Se tu chiedevi a Barillaro, ma perché fai questa cosa al tuo malato? E Barillaro ti rispondeva, faccio questo perché è necessario che io lo faccia. Cioè si prendeva la responsabilità di leggere una necessità. Oggi la necessità di un malato non è più letta solo da Barillaro, ma è letta dalle linee guida, dal budget, dalla cronicità, dai piani assistenziali, da mille diaverie. Cioè la necessità viene letta con la lente economicistica. Per cui se una volta dicevi a Barillaro perché hai curato questo così, perché era necessario, e perché hai fatto così, perché il mio scopo è curarlo, adesso non è più così. Adesso si sono invertiti. Prima vengono i mezzi e poi vengono gli scopi. Se gli scopi li raggiungi solo se hai i mezzi giusti per farlo. Allora, con questa inversione dobbiamo fare i conti. La soglia è inaccettabile per me, non oltrepassabile, per me resta quella del diritto, resta quella della deontologia. Ieri hanno dato ragione all'ordine di Bologna che ha fatto una battaglia contro l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna ha organizzato il 118 incurante dei vincoli deontologici delle professioni. Ha vinto l'ordine di Bologna, perché è stato detto alla regione Emilia Romagna, se vuoi fare quello che ti pare, devi tenere conto che esiste una deontologia. Cioè, tu per risparmiare non puoi togliere le competenze al medico, darle all'infermiere, togliere all'infermiere, darlo all'OSS, toglierle all'OS come hanno fatto con una delibera e darle alla badante, perché tu con questa logica di risparmiare tu mi fai saltare l'assistenza, la qualità dell'assistenza. Quindi diciamo che il problema c'è, però non abbiamo più un diritto assoluto, è un diritto relativo, lo ha detto recentemente. E quindi l'altra cosa che volevo dire rapidamente sull'azienda, avete l'azienda, allora, una cosa che io suggerirei al futuro governo, al futuro PD, eccetera, eccetera, è di ripensare l'azienda. Non si tratta di tornare indietro, attenzione, perché l'azienda ha avuto dei meriti enormi. Prima dell'azienda noi non avevamo la contabilità analitica, prima dell'azienda noi non sapevamo che erano i centri di costo, cioè andavamo avanti così, ecco. Come politici?
Se voi andate a leggere la legge, c'è scritto così, la legge istituita dell'azienda, la USL è azienda con autonomia. La legge non ha mai detto che tipo di azienda noi dobbiamo fare per la sanità. Noi abbiamo le aziende manifatturiere trasferite alla sanità, non funzionano. Esistono altre aziende, io la mia preferita la chiamo azienda di servizi, molto più adatta alla sanità, che dobbiamo rifiutare. La legge ce lo permette, ci vuole l'intelligenza organizzativa di Papa Francesco e si cambia la concezione di azienda. Nell'azienda, a proposito di cittadini, va messo il rappresentante del cittadino, non a gestire, ci mancherebbe altro, perché ritorniamo ai comitati di gestione che sono stati voluti. Ma come si fa a decidere le politiche sanitarie senza parlare con i rappresentanti della domanda? Noi abbiamo delle aziende che sono tutte autoriferite all'offerta e questo è un cambiamento che possiamo introdurre. Le nuove aziende non possono pensare che i medici siano degli operai e trattarli come degli operai, con grande rispetto ovviamente per gli operai, ma sono delle professioni intellettuali e vanno usate come tali, vanno corresponsabilizzate. Io lo chiamo management diffuso. Ecco, queste sono idee di riforma, idee che possiamo mettere in campo, capito? Sul medico di famiglia, che veniva richiamato, è uno snodo centrale. E avete ragione, l'avete detto, insomma, se non funziona è come, tra virgolette, se entrasse in crisi tutto il sistema, tutti vanno al pronto soccorso, vanno all'ospedale. Vanno all'ospedale anche per altre ragioni, perché andando al pronto soccorso, per esempio, eviti la lista d'attesa spesso. Andando al pronto soccorso magari paghi un ticket, ma poi entri in un sistema, voglio dire, sono tante le ragioni, ma questa è una ragione in più per dire ci vuole un buon medico di famiglia. Ora, il buon medico di famiglia oggi non può essere uguale a quello della mutua, è drammaticamente uguale a quello della mutua. Io vi chiedo, noi abbiamo tre tipi di salari, di retribuzione nella sanità. Il medico di famiglia, lo dicevo prima, è pagato a quota capitaria, cioè non è pagato per quello che fa, per quanti mutuati ha, uso la vecchia dizione. Lo specialista è pagato a ore, non per quello che fa, e lo specialista è pagato a compiti, non per quello che fa. Io vi sembrerò un eretico, corro il rischio, ma so che siete benevoli nei miei confronti, io credo che sia arrivato il momento di introdurre l'idea del risultato. Io vorrei pagare la gente in base ai risultati. Risultati di salute, risultati di sostenibilità, risultati di appropriatezza, risultati di adeguatezza. E siccome introduco questa cosa, spero che con questa cosa di pagarli di più, non di pagarli di meno, di pagarli di più, perché io se ho un medico di famiglia che riesce a non mandarmi i suoi malati in ospedale inutilmente e non me li ammazza, quindi vedo che la mortalità non cresce, ma io a questo gli pago il doppio. E certamente, ma dobbiamo entrare in questa logica, dobbiamo entrare in un'idea nuova. Nella quarta riforma, non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, io una proposta la faccio, è una proposta di riforma verso la quale, devo dire, i sindacati si sono girati dall'altra parte, perché è impegnativa. Qual è? Ho detto, ma perché non consideriamo i nostri operatori come degli autori? Tu l'hai letto il libro? Autore che cos'è? Autonomia, responsabilità. Ti do autonomia, mi dai responsabilità e ti controllo sugli esiti, sui tuoi risultati. Tutti i mesi ti do un mensile e ogni 6 mesi ti attribuisco dei risultati di salute. Ci stai? Se noi continueremo a pagare gli operatori indipendentemente da quello che effettivamente fanno, non cambieremo niente. Allora questo non può essere ovviamente un discorso punitivo nei confronti di chi lavora. Io ho fatto il sindacalista nel pezzo della mia vita, per carità di Dio. Ti dico, guarda, dammi una mano, però ti faccio guadagnare qualcosa in più, hai da guadagnare, però non puoi rimanere fermo. Allora ce dobbiamo preparare.
essere, è pagare un medico di famiglia. Sapete quanto prende un medico di famiglia mediamente? Avete un'idea? Mediamente, tu lo sai, no? 7.500 euro, 8.000 euro, mediamente, perché mediamente sono 1.500 persone. No. Allora, se tu vai o non vai, se vai a fare le visite domiciliari o non vai, tu prendi sempre gli stessi soldi. Non è possibile. Allora, uno che mi fa le visite domiciliari, lo devo pagare bene, perché la visita domiciliare mi permette di non andare in ospedale. Capito quello che voglio dire? Allora, qualcuno ha evocato la sinistra. Io sono abituato a considerare la sinistra come sinonimo di cambiamento. Punto. Se ci sono delle cose che vanno cambiate, bisogna cambiarle. Bisogna entrare nel pensiero riformatore. Se non entriamo nel pensiero riformatore, perdiamo la battaglia, la perdiamo. Perché? Perché l'unica cosa che si riesce a fare è tagliarci i soldi, chiudere il rubinetto del gas un po' alla volta, il rubinetto dell'ossigeno un po' alla volta, capito? E questo significa far saltare per aria un patrimonio di civiltà, quindi è un patrimonio di civiltà, perché per me curare alla stessa maniera tutti quanti, in base ai diritti, è una questione di civiltà che tutti ci invidiano, tutti, capito? Ci permetta di dire una parte introduttiva critica da parte di un operatore del settore, ci permetta di dire poi anche qualche cosa in più rispetto alla relazione principale, e ci permette di dire qualche cosa in più anche in prospettiva, nel senso, facciamo formazione politica, cerchiamo di dare un messaggio che sia costruenza. In questo modo lo possiamo fare. Mi sembra doveroso ringraziare in questo contesto la persona che ci ha permesso di essere qui, Giovanni Bianchi, che ci ha insegnato a sperimentare, quindi a sperimentare con coraggio anche delle modalità nuove per quello che facciamo. Lancio la lezione del 13 gennaio con Sabino Cassese, che ci parlerà della democrazia e dei suoi limiti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti e per augurare a tutti un santo e sereno Natale e un felice 2018.